Vediamo, Ok, provo a l'input c'è, ricaricare la arrivi un pagina. secondo. No, ancora nulla. Ok, ora dovremmo esserci, confermo. Mi senti ancora Ok, tu? ricarico. Sì, io ti sento. Perfetto, adesso controlla qua, come ti senti appena carica, se ti senti forte, ti senti basso o cosa. Dovremmo Ok. esserci. Mi sa che stanno proprio per iniziare. Sì, stanno iniziando. Sì, io sono dentro al lobby, sono inizia tra 20 secondi. Ci Ah, perfetto, eccoci. siamo? La vedo. Nice, dimmi un attimino com'è l'audio e poi faccio le presentazioni. Allora, credo mi si senta, mi sento un po' in ritardo. Sì, sicuro, per Sì, forza. Perfetto, si sente bene. adesso col gioco dovrai dirmi anche un attimino se dovrò sicuramente abbassare un pochino il gioco, anzi un pochino lo abbasso già subito. Perché sicuramente si sentirà fortissimo. Come? Aspetta. Giro 0,17. Ma com'è, scusa? Sprint race subito così con l'ordine di partenza dalla gara vecchia. Perfetto, questo è il giro di formazione. Ok, fammi fare la intro così almeno Omar devi tagliare da qui. E ciao a tutti, sono Caban, presentatore di oggi, come al solito ormai della Formula 1 eSports con il TST F1 Racing. Abbiamo qui con me Paolo, che vi saluta. Ciao a tutti. Eccolo qui. E oggi, signori, attenzione perché abbiamo per il round 2 del TST F1 Racing, siamo in Spagna e abbiamo un'incredibile, inedita Sprint Race Qualifying. Infatti, i piloti sono posizionati in griglia come l'ordine di arrivo della scorsa gara. Chiaramente chi non ha partecipato partirà in fondo e l'ordine di arrivo di questa gara determinerà l'ordine di partenza della gara che si svolgerà tra pochi minuti. 17 giri per noi, avranno credo una sosta da fare, ho già visto la sosta che compariva, immagino che quasi tutti andranno su rossa-gialla. Attiviamo intanto qualche menu, così vediamo tutto quanto. Ok. Pilota in testa, intervallo, dammi tipo cambio di posizione, lo gradirei. Non c'è cambio di posizione, grazie mille. Perfetto, dovremmo esserci. No, intervallo, perfetto, ci siamo. Ok, allora Paolo, che hai da dirci su questa pista? Ti piace? A me Spagna piace davvero tanto, anche perché in curva 1, soprattutto all'inizio, ci sono sempre belli incidenti. Quindi secondo me sarà interessante, qualcuno sicuramente avrà contatto. Spiace per loro, ma sicuramente renderà più interessante la gara. E sono molto curioso di vedere se Mezza avrà lo stesso distacco che avrà avuto in Bahrain, che è stato veramente... o è stato, non mi ricordo più, vabbè. Davvero incredibile, la sua Alpina ha fatto una gara eccezionale. Vediamo se anche in Spagna si ripete. Sì, c'è da dire che i primi tre, ovvero Mezza, Halo e Blan, avevano fatto la differenza. Poi c'è stato qualche Ambaradam che sicuramente ha favorito Mezza, ma Mezza comunque ha picchiato dal primo all'ultimo giro senza mai cedere un giro, veramente. Si posizionano intanto i piloti, eccoli qui sulla griglia di partenza. Dammi una visuale più carina rispetto che dietro. Si posiziona anche l'ultimo, proprio in questo istante, che è Alex Bova. Un saluto da Alex Bova. E dovremmo Claro, avere proprio sì. ora, esattamente, no, non mi dà, eccola qua, la visuale, da davanti, nascondo l'interfaccia. E si accendono i semafori, il via della Sprint Race Qualifying dal GP di Spagna, round 2, dammi una telecamera più carina, attenzione, oh mamma mia, già un incidente c'è stato enorme, ho visto una Haas finire a muro, spinta dalla McLaren, c'è stato probabilmente un contatto, dietro, attenzione alla Ferrari anche, che ci prova, in fondo, Ottime le Ferrari. Halo, 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 ci prova, attenzione, un contatto con la Red Bull, Halo passa, bellissimo sorpasso all'interno della chicane, che poi è diventato esterno, e qua, oh, Red Bull larga, attenzione, riesce comunque a mantenere la pista vicino, senza scappare troppo e si procede in questo momento senza troppi indugi. Bandiera gialla, non so chi c'è fermo. Mi sembra di Sì, vedere c'è una macchina stato. azzurra, Best Dark Driver. Cosa è successo? È Esatto, non girato, è so, girato. Sì, è credo girato sia con la un'Alpina. Williams. Una No, Williams. Williams. Sì, sono tutte blu Ok. ormai. È difficilissimo veramente Eh capire. sì. Ed è safety car virtuale. Sfruttiamo questo piccolo istante per capire cosa è successo. Perché Halo è riuscito a prendere la posizione su Mezza. XS l'ha presa su TST di Blan, che ha finito largo con la sua Red Bull. L'abbiamo visto largo al curvone. E Fazio ne ha approfittato tantissimo. Si è preso tre posizioni. Anchilena ne ha persa una. Dose non so come ha fatto. Ha preso sette posizioni. Veramente una partenza incredibile per Super lui. partenza. Partenza incredibile anche per Stonks Mac, che non c'era la scorsa gara. Quindi sicuramente vorrà fare vedere di che cosa è fatto, di che passo
pasta è fatto di che cosa? Immagino di carne, un po' come tutti. Bello, hanno messo addirittura la cosa penalità qui. Non c'era una volta. Molto carino. Qui Donuts ha rischiato, con la media si vede, ha perso tre posizioni, si è scambiato con l'altra Ferrari. Lui parte con la media, effettivamente però ci potrebbe stare, provare una strategia inversa, ci potrebbe stare, io sono un amante delle strategie inverse, mi sono sempre piaciute. Assolutamente, sì. Riparte in questo momento la gara, dammi una telecamera più carina, vediamo un po' che succede, attenzione, XS ci prova all'interno di mezza, non riesce però a passare, vediamo adesso perché avrà l'interno, cioè l'interno avrà una traiettoria forse un pochino più favorevole in uscita, no, mezza sembra forse più carico, va più forte su quella curva, dose, alla, abbiamo gufata, alla. Dose, si è girato, e qua che sta facendo un po' di sminnatine, best truck driver intanto ai box, anche Super Loris che era la Haas che avevamo visto a muro prima, i box tutte e due. Monta le hard, sì, puntano le hard per andare fino in fondo, chiaramente, vabbè, sì, ci sta, mi sembra una buona scelta. Anche se mezza, non mi ricordo più se fosse mezza o XS, che con quelle medie la scorsa gara in Bahrain ha fatto una magia, ha fatto. Sì, è vero, c'era stato qualcuno che aveva fatto una strategia diversa, ci sarà da vedere se oggi pagherà, assolutamente. Beh, diciamo che a me la strategia inversa, come dicevo, mi piace, poi soprattutto su una gara corta così, nella quale non ti serve comunque una gomma veloce per fare la qualifica... Ci può stare. Spostiamoci ancora al vertice. Abbiamo ancora, vabbè, chiaramente in Spagna non è facilissimo sorpassare. Diciamo che l'occasione più facile di sorpasso, l'occasione più limpida è proprio questa. Infatti XS si fa vedere all'interno e sembra di essere più scarico, come dicevo. Purtroppo mi sta andando un po' delle telecamere bruttine. E passa XS agevolmente sulla Alpine di TMR mezza. Che più carico potrebbe essere proprio avvantaggiato sulla gara. Sulla lunga distanza. Walter Vaiana intanto si ferma anche lui in box. Probabilmente anche lui ha avuto un piccolo contatto. I primi 5 sono tutti molto vicini. Anzi, i primi tutti in realtà sono tutti molto vicino fino all'ottava. Tranne Hallow, attenzione, perché Hallow lo vediamo che ha preso un pochino di distacco. Quindi attenzione, perché Hallow potrebbe avere qualcosa in più degli altri. Mezza lo vedo molto più in difficoltà rispetto che gli altri giorni. Cioè rispetto che all'ultima gara. Nonostante siano passati soltanto 3 giri. Però... già perdere 3 posizioni non è già lo stesso mezza che avevamo visto la scorsa gara. Assolutamente, mi sembra già vedere qualcosa in meno. Molto bello vederli tutti così vicini. Che dici? Sì, assolutamente, almeno la gara rimane un po' attiva. Non che non lo sia stata la scorsa volta, ma sicuramente tiene acceso. Sul finale mezza la scorsa gara effettivamente aveva già avuto un bel distacco. Qui in effetti è molto più in difficoltà, però sì, magari proprio anche l'assetto scarico che, più carico che lo costringe a, cioè è difficile guadagnare posizioni, intanto giri veloci su giri veloci, XS in questo momento 1.18.6, attenzione perché mezza in questo momento col DRS si avvicina, ma non si avvicina tanto quando si era avvicinato, XS ma ci prova lo stesso e tiene durissimo XS, vediamo un po' adesso perché avrà all'interno mezza, infatti mezza, mamma mia che sorpasso, quella staccata incredibile, una bella dive bomb, bisogna avere un gran controllo. Sì. E attenzione anche dietro perché lì è una filata, si fa vedere su Fazio, intanto Blan mi sembra che abbia superato forse Fazio o era già davanti, non lo so, no mi sembra che l'abbia superato adesso. No, l'ha superato. Sì, l'ha superato, davanti. Ce lo siamo persi perché chiaramente stavamo guardando quelli davanti, intanto già tante penalità, abbiamo già 3 piloti con penalità. Che bello che è vederli così vicino. Devo dire che questi sprint race forse saranno più interessanti rispetto a quello che mi sarei aspettato. Diciamo che in realtà spesso i piloti cercano di stare un pochino più conservativi perché chiaramente preferiscono partire un pochino più indietro piuttosto che partire ultimi. Cioè, meglio partire secondo piuttosto che ultimo, mi verrebbe da dire effettivamente. Perché se ti capita un contatto nella sprint race, poi è tutto da rifare. Assolutamente, sì. Soprattutto infatti, in meglio una tenersi fase un po' così... di più. Così presto del campionato, diciamo, sicuramente ha senso essere un pochino più conservativi. E attenzione XS perché è ancora vicino a mezza. E guardate quanto è più scarico. Mamma mia. Per lui è facilissimo poi i sorpassi. Lena superato da Fazio. In battaglia con Fazio c'è stato un piccolo contatto. E Lena si prende la posizione su Fazio. Attenzione Lena però perché ha... la penalità, vediamo un attimino se vado su penalità qui, cosa mi dice, che non l'avevo mai visto questo coso, penalità, dov'è? Penalità, ok, tutti 3 secondi tranne Walter Vaiana che è l'unico che ha pittato tra questi, anzi anche Bova, in realtà quindi presumo che sia una penalità ai box.
Probabile, adesso non so chi la sconterà, ma Credo che se la porterà fino alla fine, Walter Vajana. penso di sì. Walter Vajana sì, forse gli altri non lo so, ma in teoria no, perché quella da 3 secondi te la tiene fino alla fine. Sì, quella 3 secondi sì, la tieni fino alla fine, chiaramente sì. Mamma mia, alle mine, scusa, alle mine, alle mine, non so come si legge, non l'ho mai capito. Un giorno me lo dirai tu. Non l'ho mai capito, davvero, sempre un casino leggere i nomi. Mi sposto però davanti su mezza, perché sicuramente mezza box, sosta anticipata, prova a cogliere di sorpresa tutti quanti. Vediamo un po' se magari c'è un cambio d'ala, non credo. Vediamo un attimo lo Stonks Mark, Interessante però, adesso tutti capire se vicino qua. proverà ad andare con le medie, ma sarà dura, però sappiamo che non è Ecco impossibile. qua, sì, media media ci arrivi, tanto sono metà gara, ce la fai tranquillo. Cioè, volendo, puoi farti forse tutta la gara addirittura con le medie, su 25%, cioè te lo fai tranquillo. Si ferma i box anche me, anche Dose? Qua Dose tutti sempre attaccati, aveva. No, non aveva penalità, no. eh? No, no, no. Sempre tutti vicini qua, questo quartetto per la quinta posizione, Lena... È sempre lì davanti, ma ha preso un pochino di distacco rispetto agli altri. Lena, che poi ha appena superato Fazio, quindi sta forse tentando di agganciarsi a Blan. È vero che 3 secondi in una gara così corta credo che saranno belli che pesanti, eh. Sì, in questo caso sì. E anche mezza, secondo me, Attenzione, non adesso sorpasso lì vai. dietro, no, si fa soltanto vedere alle mine. Ah, ok. Secondo me mezza adesso può sfruttare un po' la scia di quelli davanti per provare almeno a tenere il passo e non perdere anche eventuali posizioni nel caso di quelli davanti più scarichi e quindi che vanno più veloce, visto che abbiamo visto che mezza non era particolarmente veloce in questo, Box tutti almeno in questo primo quanti, avvio di anche gara. Hollow e Blan. No, Blan è l'unico che continua. Gli altri entrano per difendersi da un eventuale undercut. Vediamo un po' dov'è che è mezza. Eccolo qui, dovrebbe essere arrivato vicino a Merlo, esattamente. Vediamo se Merlo si ferma. No, Merlo continua e sarà un pochino un dito in quel posto per mezza. Vediamo un po' dove rientrano gli altri. Credo che alle mine... No, alle mine non c'entra nulla, sbagliato. Oh, ho sbagliato, scusate. Excess, excess Hanno scontato all'esterno. tutti la Madonna, non penalità. riesco. Excess davanti, excess ancora davanti. Attenzione però. Attenzione perché adesso mezza all'interno e questa cosa l'ho già vista. Prima gio avevo giocato a favore di mezza. Mamma mia, che battaglia bellissima. Bravi ragazzi, bravissimi. Queste sono le cose che ci piacciono piacere. Ancora affiancate penalità per Super Loris. Ancora affiancate in leggero contatto. Attenzione. E ora vedo dura per Excess riuscire a rimanere davanti. Infatti, mezza. Si prende la posizione, bandiera gialla. Non vedo niente, Safety car sinceramente, virtuale. sai? Sai che non vedo nessuno fermo? Non ho capito Credo Loris che cosa è sia. successo. Non lo E so, attenzione ma perché credo fosse proprio Blan, davanti. forse riesce a sfruttarla per entrare in box. Vediamo. Siamo in un board con lui. Vediamo se riesce a rientrare in box con la safety car virtuale. Sarebbe un grandissimo vantaggio. Avrebbe una leadership probabilmente altissima. Cioè, è di un grandissimo favore questa safety car virtuale che non ho capito per cosa è entrata. Forse Super Loris, veramente, ma non ho capito. No, finisce adesso la safety car virtuale, quindi praticamente non ha guadagnato nulla. Poco poco. Esatto, però vediamo, perché adesso Danut si ritrova leader della gara con strategia inversa. Madonna, non capisco più niente, stanno rientrando tutti, vorrei spostarmi su Excess, intanto Excess che ha superato mezza? Di nuovo? Eh sì, ce lo siamo persi? E guardalo Vediamo Blan! dove esce Blan. E guardalo Blan! Che beffa tutti! Li ha beffati tutti! Mamma E beh. mia! Attenzione però anche a Halo, eh! Halo è davanti a tutti però in questo momento, con 2 secondi e mezzo, quindi il distacco si è mantenuto più o meno lo stesso. Sai cosa più che altro? Non è stata la safety car, ma è stata forse la battaglia che hanno avuto loro. Ah beh, sicuramente la bagarre li avrà rallentati, ne ha approfittato Ancora Alex molto bene Bova. Blan. Ancora penalità per Alex Bova. Questo terzetto, quartetto, anzi è sempre super infuocato. E Lena ha perso le posizioni, peraltro adesso alle mine, forse quello che ne ha un pochino di più in questo gruppetto, perché mi sembra di vederlo sempre arrembante rispetto agli altri, che sì sono arrembanti, però Fazio penalità di 3 secondi, e alle mine in questo momento strada spianata verso almeno la sesta posizione, vediamo un pochino se riuscirà a prenderselo anche in pista. Merlo, penalità di 3 secondi, tante penalità, Tante troppe penalità, assolutamente. eh sì. È anche vero che in Spagna è un po' più facile incappare in penalità.
Sì, più che altro c'è questa curva. È questa curva in cui il settore finale è facile prendere penalità sicuramente, perché ci sono quei cordoli che ti viene da prenderli e poi in realtà se li prendi la maggior parte delle volte salti, quindi non è necessariamente buono. Attenzione alle mine in questo momento che affonda l'attacco su Fazio, l'abbiamo visto dall'onboard di Lena Filata e si prende la posizione anche in pista. E non mi stupirebbe vedere le mine che si avvicinano anche a mezza a questo punto, eh. Mezza XS che sono sempre lì a battagliare, Blan sta leggermente recuperando sui piloti davanti. Attenzione a Lena Filato che ci prova all'interno di Fazio, ma non è facile lì. Infatti, non riesce ad affondare l'attacco. Però attenzione perché Stonk Smack è lì, è lì, e lui non ha penalità. Infatti, guardalo, guardalo, si fa vedere da tutte le parti. Stonk Smack. È lì che compare. Ci mettiamo in onboard con lui. Perché adesso qua potrebbe avere un'occasione d'attacco perché loro perdono velocità. Eh sì, dai che ce l'hai. Dai Fazio, facci vedere questo doppio Assolutamente. sorpasso sul dritto. No, ha perso un pochino di velocità. Bandiera gialla. Una Settore 2 macchina 3. bianca e Loris. Super Loris ancora una volta l'ha sbinnata, credo. Anche perché là da solo, lontanissimo da tutti. Vediamo un po' se entra qualcosa. No, sembra di no. Io però perché lì se non sbaglio dove ci sono i salsicciotti ed è Ci sono facile XS. rompere il sottoscocca. Spesso appena tocchi i salsicciotti gialli hai un danno anche abbastanza importante. Quindi occhio a quella zona lì. Eh sì, assolutamente. Alle mine intanto giro più veloce. Dicevo che alle mine potrebbe andare a prendere mezza. Ci spostiamo dietro intanto perché qua vedo un fantasma ed è Stonksmack che potrebbe tentare l'attacco su Fazio. Fazio però anche lui ha il DRS e appena Stonksmack è uscito dalla CIA abbiamo avuto un fenomeno di clipping che per chi non sapesse è che quando esci dalla CIA non riesci più a mantenere la stessa velocità. Cioè hai il motore che continua, non riesce a salire di giri, proprio ti fermi e quella è la tua velocità massima. Per un problema, diciamo, di resistenza aerodinamica. Oh, mezza penalità di 3 secondi, pesante questa, eh. Perché alle mine, in questo momento, Questo è è lì. interessante. Alle mine, in questo momento, è lì. Cioè, vedere che se magari Hollow viene tappato da Donut, ma non credo. Credo che Donut riesca a rientrare prima ancora che lo venga raggiunto. So di sì, vediamo un po'. In questo momento, beh, Donuts mi sa che si ritroverebbe abbastanza in fondo. Settore arancione, Merlo. La Sì, Merlo, McLaren, eccolo qua. sì, Sì, si è sì, sì. proprio fermata, si è girato. Sì, Merlo disperso. Non so se ha avuto un contatto, cosa. L'ala sembra a posto. McLaren quest'oggi in difficoltà, senza ombra di dubbio. Sì. Beh, già la scorsa volta Merlo ha avuto un po' di problemi Sì, proprio con le sbinnate, se non assolutamente. sbaglio. Assolutamente. Oh, attenzione, Stonksmack che ci prova all'esterno su di Fazio, ma non riesce a passare. Attenzione però qua. Attenzione qui. Perché forse riesce a uscire meglio, però a sorpassare. Mamma mia, mi sembra che abbia un assetto forse non perfetto Stonksmack, perché mi sembra che sia Dosa intanto penalità di 3 secondi. Mi sembra che abbia un assetto con cui non riesce né a sterzare benissimo, Esatto. mamma mia, né a essere veloce sul dritto. Quindi non lo so, forse ha sbagliato qualche cosa sull'assetto. Mi sa di sì, mi sa di sì Ancora bandiera perché gialla ed nell'esatto. è questa volta Alex Bova che si ritira. Si Ah, eh sì, brutta ritira con la giornata macchina per che sta ancora le McLaren. andando. Non so se è stato un ritiro volontario o cosa. Sembra strano, sinceramente, un ritiro volontario, però. Adesso non ho visto esattamente, macchina Largo ferma. Stonksmack, Super Loris cerca di sdoppiarsi. Credo che possa passare attraverso, volgarmente, diciamo, a Che non lo Fazio. so, forse sì. Secondo me sì, perché lo vedo trasparente. Donut intanto si ferma. Vediamo un po' in che punto della classifica uscirà. Presumo abbastanza dietro in realtà. Penso di sì, penso no, no, dopo Stonks. Vediamolo. Rientra adesso. Viene rilasciato ora dai meccanici. Stonkmack intanto troppo lontano per tentare un attacco su Fazio. Ed eccolo qua, Donut che rientra da solo dietro Stonksmack. Sicuramente adesso avrà una gomma ottima per spingere. È interessante, vediamo se ci sarà battaglia tra le due Ferrari o se invece ci sarà un po' più di gioco di scuderia. Potrebbe approfittare una volta che Stonks supera Fazio, se ci riesce. Sì, assolutamente. Magari anche Potrebbe. proprio se Stonks non riesce a superarlo, perché comunque è lì dietro da parecchio, magari provare proprio a fare un cambio cioè, di posizione, no?
Sì, Anche assolutamente. perché, Classico vabbè, Ferrari. allora sono 5, 5 secondi e 4 non sono pochissimi da recuperare in così poco, va detto. Anche perché la gialla con 5 giri, 3 giri che ha 4, va. In realtà, Cioè, esatto, non è una sì. gomma finita, assolutamente. Va detto Assolutamente. anche questo. Attenzione, bandiera Oh, gialla chi è? ancora una Una volta. blu? Ed Credo sia una è la Williams. Williams di Best Dark Driver senza alettone anteriore, ancora una volta. Ah, peccato, peccato. Spostiamo davanti intanto. Aspetta, attenzione perché Fazio è pedinato in questo momento ancora da Stonks Mac dietro Super Lorry. È uscito male. Fazio, safety car virtuale ancora una volta. Minchia, è già la Però terza guadagna che molto la entra Ferrari nel praticamente. Sì, rettilineo. sì, sì, sì. Beh, allora questi piloti che si prendono la safety car virtuale sul dritto chiaramente vanno a perdere un pochino di più perché purtroppo la safety car virtuale è un pochino penalizzante se la becchi quando la becchi sul, cioè la becchi sul dritto, no? Eh sì. Ma hanno messo un limitatore per la safety car virtuale automatico? Perché sento il motore che clippa, tipo. Non lo so, sai, in teoria no. Forse era soltanto un problema di audio che avevo io. Classicone dato dall'A che mi ricordo ai tempi che c'era. Attenzione perché Blaney in questo momento è a 7 decimi. Ok, che c'è la safety car virtuale e tutto. Da Hallo e anche le mine si è avvicinato tantissimo a mezza. Quello lì l'ho visto anche prima della safety car virtuale. Poi con la safety car virtuale un sacco di volte vai a perdere qualche decimino. Oh, Fazio, drive through, eccesso di velocità con la safety car virtuale. Mamma mia, che brutta cosa questa cosa. Che brutta cosa. Cosa fastidiosissima questo riavvio. Attenzione perché comunque ci prova Stonks Mac, non lo sa. Adesso però immagino che Fazio rientrerà subito. Per perdere meno tempo possibile, ma comunque avrà la gara compromessa. Attenzione davanti, Blan. Attenzione davanti, Blan. Che inizia a intravedere Hallol. O meglio, non solo lo intravede. In questo momento sta proprio annusando il suo odore. E lo È sente. È interessante qui lì. adesso perché avrà anche il Alle mine DRS. intanto ha superato mezza. Non so se l'ha lasciato passare o cosa. È possibile che, tra virgolette, l'abbia quasi lasciato passare. Perché. Oh, Fazio rimane in pista. Io mi sarei fermato se fossi stato in lui. Mamma mia, che sovrasterzo, eh. Sì, qui Donuts potrebbe approfittarne. Ah no, vabbè, no, sono ancora 4 secondi. Sì, beh, comunque Fazio ha il drive-thru, quindi sicuramente Ah, Fazio beh, non sì. arriverà lì. Mezza sempre vicino. Cavolo, io mi ricordo ai tempi si riusciva a fare quasi in pieno su Formula 1, cos'era, 2018 l'ultimo che ho giocato forse, seriamente 2019, quel curvone lì si faceva praticamente in pieno. Eh sì, ti dico nel 2020 quasi nel. Ah, occhio qui. E invece nel 2021 no, devi Devi effettivamente alzare decelerare tanto, un po'. ho visto. Forse è stato anche modificato, non vorrei dire una cavolata, ma è stato modificato la pista lì. Allora, no, se non sbaglio, ufficialmente in Spagna l'hanno modificata da un'altra parte, però effettivamente ti dico, giocando mi è sembrata fosse diversa. Sì, può Come essere, curva, magari quindi forse hanno fatto ancora più Blan. realistica. Sì, purtroppo sappiamo che le piste di Formula 1 non sono laser scanned, ma sono, diciamo, fatte un po' ad occhio. Alcune sono Sì. fatte bene, altre molto meno. Per esempio, vedevo Monaco, no, Monaco, scusa, Messico, che Super Lorry c'ha ancora penalità, però diciamo che è in fondo da solo, quindi non sarà un grosso problema. Dicevo, Messico ha tantissimi problemi, cioè nel senso tutto il settore dello Snake in realtà cambia tanto. Sì, quello è vero. Credo che nel gioco sia un po' più stretto, mentre invece sia un po' più, come dire, Sì, ho appunto visto meno qualche video stretto di nella quelli coi realtà. confronti proprio che ti fanno loro, che vanno guardando pezzo Ah, per pezzo ok. e sono. Effettivamente ci sono delle curve che, cioè tipo c'è una curva in particolare che dovrebbe essere la seconda, la terza dello Snake praticamente, che fanno nella vita reale a tipo 200 km, cioè scusa, 180 tipo, nel gioco la fai a 280, cioè comunque una differenza da nulla. Ok. Ancora troppo lontano, Hallow in questo momento sempre senza DRS, TST Blan non riesce a entrare nella sua zona DRS, sicuramente una volta che entrerà nella zona DRS la situazione sarà diversa, però attenzione perché ha soltanto un giro adesso per avvicinarsi, prendere il DRS e sorpassarlo subito, se no, non avrà possibilità. Intanto, saluto dal chattino.
Dog 82, non si sentono le auto, alzate il volume del gioco. Va benissimo, alzo il volume del gioco. Ok, adesso sì, dovrebbero sentire, non volevo che chiaramente coprisse me. Dimmi un pochino adesso come si sentono, ah, se ti piace così, bene. Altrimenti lo alzo ancora. Così va bene? Posso abbassare volendo, sì. Alzare, va bene. Perché siccome ho cambiato programma oggi, per avere due account di Twitch collegati, perché usando anche il mio account di Twitch, se no dovevo ogni volta scollegare il mio, attaccare questo, staccare questo e collegare quell'altro, era un casino, allora ho deciso di usare due programmi diversi e non usavo OBS Streamlabs, Streamlabs, insomma come si chiama, da veramente un sacco. Ciao Step! Ciao ragazzi, come state? Pronostici per la gara sono chiaramente apertissimi, non credo ci sia il più il buono da 10 euro, 5 euro, quello che era, dia! Omar, perché Omar è diventato povero dando via tutti quei soldi. Attenzione, si avvicina tantissimo adesso, primo giro col DRS, settore 3 bandiera gialla e il Super Loris. Super Loris che l'ha sbinnata. Fa veramente fatica oggi qua su questa sì, gara. Sì, sì, sì. Cioè, questo circuito. In questo momento l'unica... Oh, attenzione anche Danut che ha raggiunto quasi il suo compagno. Sono in questo momento alla fine del dritto, però diciamo che il punto principale in cui si può sorpassare è proprio lì. Alza un altro po', mi dicono. Alza un altro po', io alzo un altro po', poi al massimo... In realtà basta che faccio così, forse. No, non è vero, così dopo non sento io. Dimmi se senti giusto, se così va bene. Ultima possibilità di sorpasso, troppo lontano per Blan. E immagino che Blan si dovrà accontentare della seconda posizione. Mamma mia quanto si è avvicinato Blan. Mamma mia quanto si è avvicinato Blan. Ma sempre troppo lontano. Ci spostiamo in questo momento un attimino su Danot, che arriverà anche lui alla sua ultima occasione di sorpasso. Troppo lontano anche lui. E allora torniamo subito davanti. Però con le penalità adesso non so se qualcuno ne ha accumulata qualcuna, potrebbero esserci di interessanti scambi di sì, 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 assolutamente. Io posizione. Credo che Mezza e Lena rimarranno lì. XS anche in realtà. Quindi saranno sul fondo. Mamma mia, Blan è arrivato a due decimi, eh. Quindi Hallo, Blan, XS, alle mine, TMR Mezza, Lena filata che taglia ora il traguardo. Stonks Mac arriva con subito dietro il suo compagno. Ecco qua, doppietta Ferrari, settima, ottava posizione. Doppietta Ferrari inteso che arrivano insieme. Dose che rimane lì al momento. Vediamo un po' se Fazio, quello lì è il bot di Super Loris, il bot scusate, il fantasma, credo sia effettivamente lui che lo sta guidando. Meglio, grazie. Niente, grazie mille a te che mi hai dato dei feedback sul volume. Assolutamente. Walter Vaiana 5 secondi. No, mi sa che è stato squalificato. Ah no, ok, gli ha dato 5 secondi di penalità per il box, ok, la sosta box. Credevo fosse stato qualificato, squalificato, ma era Fazio che aveva il drive-thru. E chiude. Infine, Merlo, dodicesima posizione. Ok. Ancora una volta comunque non tantissimi piloti, purtroppo abbiamo qualche posto ancora in griglia vuoto. Questo è un po' un dispiacere perché chiaramente è bello vedere la griglia piena. Questo sì. Alemine, pilota del giorno? Ma io... Beh, ma anche Hallo devo dire che mi ha stupito, ottima partenza. Sì, 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 assolutamente. Secondo me sono stati i due migliori, Alemine e Hallo sono stati due. Anche Blan è stato molto bravo con la sosta ai box, anche se forse diciamo, è stato più avvantaggiato dal fatto che hanno combattuto gli altri dietro. Però ci stava perché alla fine la sua idea era proprio quella di fare la sosta... Una volta che il traffico fosse andato via, diciamo. Ciao raga, sono Stonks. Ciao Stonks, grandissimo. Oh, cosa ha detto? Che bello. Io mi sulla sua linea. Comunque commento top, grazie mille. Pilota anche top, allora. Dai, se è la prima volta, assolutamente. Settimo, direi che va anche bene. Anche perché la griglia, comunque, è bella. Non voglio dire quella parola, ma inizia con la K e finisce con Azzuta. Alemine tra l'altro ha fatto anche il giro veloce, partiva comunque dietro, partiva nono, quindi assolutamente direi che ha fatto not bad anche Alemine. Senza penalità, poi le penalità sicuramente la sprint race, come dicevo, importantissime. Sì, top driver direi assolutamente Alemine e Hallo in questa sessione. Senza ombra di dubbio sono stati i due che hanno stupito di più. Assolutamente, sì sì sì. Anche Stonks Mac qui presente in chat, assolutamente ottimo, aveva fatto una partenza... No, era, scusate... Lui se le prese durante la gara. Chi è che aveva fatto una partenza assurda? Non mi ricordo, forse Dose? Sei, sì, sì, Dose. Che poi però è andato a fare qualcosa che forse
preso una penalità. Ok, signori, allora adesso rifanno la griglia con manualmente, perché devono mettere ogni pilota al suo posto. E poi saremo per la gara al 50%, come al solito. Se avete qualche domanda da fare a noi commentatori, assolutamente, siamo qui per rispondere apposta. E vado a prendermi un bicchiere d'acqua, quindi vi lascio in compagnia di Paolo. Tu la vedi la chat nel frattempo, giusto Paolo? Sì, 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 assolutamente, perfetto, la vedo qui perfetto. Da Twitch. Bomba, bomba. Nel caso dei commenti. Ok. Devo prendere da bere, arrivo subito. Sì, sì, vabbè, sì, non c'è problema. Commento magari. Dov'è? La lasciamo lì, ho capito. Ma sì. Vabbè, sì, sì. No, comunque è stata una bella gara... interessante. Vediamo adesso la gara effettiva, quella al 50% qui in Spagna. Qualcuno se n'è andato, visto la lobby? No, forse no. No, invece sì, perché sono 14, 13, sì, due hanno leftato, penso per problemi di connessione, spero. Nulla di grave, ecco. 12, sì, sì, sì. No, forse ricreano proprio la lobby. Beh, sarebbe interessante sentire qualche vostro pronostico sulla gara. Se Blan riuscirà. Blan, tra l'altro, attenzione, perché con la griglia ora come ora, cioè se fosse stata una gara normale, forse sarebbe salito in prima posizione, perché la scorsa gara è arrivato o terzo o quarto e adesso secondo, quindi adesso non mi ricordo, no, mezzo è andato abbastanza giù in questa gara, quindi insomma siamo lì. Halloween, la scorsa gara non mi ricordo esattamente la posizione, però credo che Blanz sia in testa al campionato se avessimo ottenuto i punti di... normale, come se fosse una gara normale, non una sprint race. Tra l'altro nelle prossime gare dovrebbero arrivare, se non erro, altri due piloti che oggi non avevano impegni. Non saprei dirvi chi, ma dovrebbero essere ancora due, quindi 17, griglia quasi completa. Gli altri tre non so se mancano effettivamente o se semplicemente avevano degli impegni. Da quel che sapevo, però, erano rimasti ancora dei posti. Se quindi qualcuno volesse unirsi, anche se ha campionato iniziato, però insomma si corre anche per divertirsi, non, diciamo che è anche una bella opportunità. Tra l'altro, se non erro, l'ultima gara di... passiamo alla MotoGP un attimo. Dovrebbe essere Valencia e ultima gara di Valentino, giusto? Questa domenica. Adesso controllo sul calendario, ma mi pare sia proprio oggi. Eh sì, 14 MotoGP. Se non sbaglio il GP di Valencia è... insomma ragazzi, l'ultima gara di Valentino. Io personalmente non sono fan della MotoGP quanto lo sono della Formula 1, però insomma Valentino Rossi almeno da piccolo insomma era proprio un mito. Poi c'è stato un periodo in cui mi sono allontanato proprio in generale dal motorsport e ammetto che ho seguito poco, però adesso comunque chiaramente spiace per Valentino. Non so se qualcuno di voi segue anche la MotoGP, ma di solito sì, so che molti seguono la MotoGP
anche se preferisco la Formula Eccomi 1. qui, eccomi, è successo qualcosa, vedo che si hanno cambiato tutti i lobby. Sì, hanno cambiato tutti quanti i lobby. Non mi sono ancora arrivati inviti, quindi aspettiamo. Eccolo qua. Accetto Tra subito. l'altro, è l'ultima di Valentino, giusto questa domenica? MotoGP. È Valencia l'ultima? Cioè, è l'ultima, scusa. È Valencia, Penso di sì. volevo dire. Mi Allora sì, è pare l'ultima. proprio di sì. È l'ultima. Io volevo andarla a vedere dal vivo, penso un po'. Ah sì? Ah Sì, beh, non sarebbe volevo stato andare a male. Valencia a vederla, però non ci sono riuscito, cioè, più che altro ero l'unico che voleva farlo e è stato un po' complicato. Ciao Step, sorpresa provo, ti inserisci? Vai, vieni, vieni. Ti devo invitare? No, ci sei già qua, perfetto. Ci sei già qua. Adesso sei tu con la Haas. Quando non arrivo a punti, vabbè dai, ci sta. Ti diverti, passi una serata divertente almeno. Ma sì, no, infatti il bello è anche poter gareggiare, insomma, di divertirsi un po'. Esatto, giusto così. Finché non sbatti Anche fuori perché, nessuno, va bene. esatto, perché a differenza delle altre lobby, queste qui almeno sono un po' più pulite, ti diverti e non vieni sbattuto fuori da quello che appena vede che sei un po' più forte di lui ti inchioda o ti fa gli scherzetti Esatto, vado a insultare qualcuno nella chat vocale. che... Omar tornatore culo. Perfetto. Ah, non l'ho fatto, l'ho detto nel gruppo. Omar tornatore culo. Ok, perfetto. Passa chat di gruppo. Vai. Ok, così almeno non mi sentono più. Perlomeno se parte qualche bestemmia dai piloti non la sentono. Non si sente in live. Ah, devo fare assisti, se no è un casino. Dopo mi danno una macchina. Quante volte è capitato che c'erano le Force India. Mi ricordo benissimo che c'era sempre le Force India che non partivano in griglia ferme fantasme. Perché erano le macchine dei commentatori tutte le volte. Che si dimenticavano di fare Ecco. assisti e ogni volta c'erano le macchine ferme. Fastidio. E attenzione, Fazio, che c'ha addirittura i fan dal chattino. Un Ah, saluto a Fisio beh. Max. Cara, che in teoria presto dovrebbe partire. Chi è che manca? Manca Dose. RCX Dose, non lo vedo in lobby. È arrivato qualcuno. Eccolo qua, è arrivato lui. Perfetto, mancava soltanto lui, esatto. Perché anche l'ho riconosciuto subito perché era l'unico che era rimasto in lobby con me prima. Quindi probabilmente è Ah, andato anche lui ecco. a bere o fare qualche cagata, nel vero senso della parola. Adesso siamo in 16, cioè siamo, sono 16 piloti, giusto perché si è Sì, si è aggiunto aggiunto. una Haas? Esatto, si è aggiunto Step. Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi abbiamo Quelli che una partono. sola Aston Martin, una sola Alpine. Aston Martin prima erano due. Prima C'era. Ah, era Fazio. erano Però adesso Fazio è in Alfa Tauri. due, ah. No, mi pare... non era già prima in Alfa. Non lo so. C'era un altro Aston Martin. O era solo. No, no, era Lena. Hai ragione, hai ragione. Era Lena che era nel quartetto di Fazio. E quindi. Sto un Ah, attimino ok. guardando. Che c'ho. La list. Non frega, no, perché siamo già in griglia. Ok, sì, non l'ho fatto. Perfetto. Ho letto dei consigli. Allora, in teoria il compagno di Lena dovrebbe essere Rosberg. C'era l'altra volta VST Rosberg? No, non mi sembra. No, ha avuto mi sa, tutte e due le volte degli impegni. Che manca ancora comunque. C'è cioè Jobaia. Che comunque Jobaia dovrebbe correre in Alpine. Ed è tra l'altro un pilota molto forte. Quindi mi dispiace anche non vederlo in griglia. Perché sicuramente avrebbe dato spettacolo tra i primi pochi. Lotta per il podio sicuramente sarebbe stato lì. Poi manca Andrea e Secret Adrian. Mancano tutte e due le Mercedes. Secret Adrian, peraltro, un bel pilota anche lui.
Andrea non lo conosco. Poi gli altri ci sono praticamente tutti. Poi c'è Step, che non ho capito se Step... Tu sei riserva? Non so se sei ancora qua in chat, se sei riserva o cosa. Tra l'altro avevano messo tutti il coso per partire, ma adesso l'hanno levato. Non so come mai. Cosa è successo? Probabilmente loro sul gruppo staranno parlando di cosa sta succedendo. Io non lo vedo. Eccolo qua. Si parte ora. Lobby aggiornata, avevano dimenticato qualcosa evidentemente. Peraltro è appena uscito Horizon 5 in questi giorni, adesso non so quando è uscito precisamente, l'ho provato oggi, letteralmente 5 minuti prima di iniziare a giocare. Devo dire che ha una grafica clamorosa. Sì, ho visto qualche gameplay. Cioè, completamente no sense. Poi anche come giocabilità è molto molto bello. Cioè sicuramente arcade al 100%. Ma è quel gioco che giochi proprio per chillare letteralmente. Cioè quando vuoi rilassarti e vuoi giocare un gioco di auto, è il gioco giusto. Assolutamente. Poi io purtroppo ho un piccolo problema e mi devo sempre competere. Cioè dopo un po' i giochi single player in cui non hai nessuno su cui, diciamo, farti superiore, no? Non è la parola giusta, è nessuno contro cui competere, ecco. Sì. Per mostrargli che sei meglio di lui, non mi diverto. Ma è giusto così, alla fine uno quando ci prende la mano ormai deve mettersi alla prova. Ecco. Esatto, giusto così. Peraltro io vedo Blan nel box Mercedes, cioè o meglio, c'è il box Mercedes, Red Bull che con sopra scritto Mercedes. Ah, sono tutti spostati di uno evidentemente, perché infatti se guardi quello della McLaren c'è sopra scritto Red Bull e poi gli altri non si vedono. Però presumo che sopra quello da Aston Martin che si intravede lì, cioè... Dov'è quella Ferrari, scusa, non l'ha messo? È là in fondo, perché là in fondo? Boh. Relegati in fondo. È arrivato... no, è giusto, è arrivata dietro la Renault l'anno scorso la Ferrari, è vero? È arrivata tipo sesta. Si è arrivato indietro di brutto. Stai parlando, scusa, del campionato vero o di questo qua? No, vero. Perché questo è 2, 3, 4, 5, 6. Sì, è arrivata sesta, esatto, conferma. Sì. Giustamente Aston Martin non l'ho collegata, e neanche meno Alpine, che fosse la Renault e la Force India, che l'anno scorso, cioè Racing Point, insomma, la Mercedes rosa, ecco. Esatto. Beh, una grande delusione, devo dire, la Aston Martin rispetto a quello che aveva l'anno scorso. Sì, assolutamente. Poi passi sotto un marchio che comunque ha un certo prestigio. Aston Martin. Sì, no, in effetti si pensava, insomma, da Racing Point a... effettivamente una Aston Martin ci si aspettava tanto. Sì. Cioè più che altro che almeno però... rimanesse lì, sì, a lottare con Ferrari e McLaren. Sì, esatto. Sicuramente non esatto. Un top team, perché non credo che la Mercedes avesse mai consentito a qualcuno sotto a lei di venire lì a rompergli le scatole. No, non penso. Però appunto di essere lì con Mercedes e Ferrari. Sinceramente... No, allora, io sinceramente non me lo sarei aspettato. Mi sa che si è buggata la lobby, perché vedo attesa dei giocatori che sta durando un pochino troppo. Quindi è molto probabile che loro stanno vedendo il caricamento di qualcuno che è lì che gira. Tu sei nel gruppo Telegram, peraltro? Sì. Riesci a invitarmi, per favore? Non so se puoi farlo tu, che io non ci sono. Oddio, aspetta, vedo un po'. Allora, ha scritto tra l'altro Blan aveva scritto 4 minuti fa che partivano, invece. Sì, no, stanno partendo. È partito il countdown. Com'è che ti... no, niente. Mi chiamo tipo Cabana on a bike. Esatto, okay. Prima era Sirius Black on a bike, renditi conto.
Eccoli qui, si accendono i semafori, parte il giro di formazione, sì, c'è il giro di formazione, vediamo intanto le strategie che ci dice Pirelli, ovvero media hard, oppure soft, media, non ho visto cosa fosse, però presumo che quasi tutti cercheranno di fare una sola sosta, presumo che qualcuno magari partirà addirittura con le hard, vediamo un po'. Allora. Partire con le hard è proprio una bella scelta. Tutti con la gialla tranne Super molto... Loris, che prende la gomma abbinata alla macchina, bianco su bianco. Curioso. Devo dire carino, questa sprint qualifying, mi è piaciuta. L'unico problema appunto è che devi rifare la lobby e perdi un pochino di, diciamo, intrattenimento in quel momento, ecco. Però, vabbè. Diciamo che è abbastanza normale. Se volete fare i pronostici dal chattino, chiaramente signori, questo è il vostro momento. Mentre vediamo tutti quanti che si stanno per schierare in griglia. Attenzione alle due Red Bull, sempre lì davanti. Le due Red Bull, il team Red Bull in generale, anche l'Alfa Tauri. Sempre sì, bello, è vero, molto... Bello in palla quest'anno, Subito, team blu vanno forte, sono tutti blu, quindi vanno tutti forte. Però effettivamente guardando proprio i colori delle macchine, cavolo, tutti quelli con la macchina blu sono davanti. L'unici un pochino dietro sono Fazio, che è rimasto indietro con la penalità grossa, e Best Driver, che ha rotto tutto, ha rotto l'alettone due volte. Eh sì. Chiaramente più ma... blu hai tra l'altro macchina... Blan, nel caso arrivasse, cioè con questa classifica, se non sbaglio, passerebbe anche in testa, immagino, perché era arrivato terzo scorsa volta, e Hollow era arrivato... In fondo, forse non c'era neanche Hollow. No, Hollow è arrivato davanti anche lui. È arrivato, sì? Mi sembra, secondo forse, sai? Ah, addirittura? Sì, perché era XS che aveva avuto un problema. Mentre Hollow mi sembra sia arrivato lì davanti. Non vorrei dire una cavolata, però sicuramente non si è fatto da ultimo a primo. Adesso Hollow sì, confermo. Partiva secondo in sprint qualifying. Ah, ok. Ah, dammi la partenza, allora. Eccola qua. Se c'è il secondo, terzo, quarto, quinto. E mamma mia che ansia, via si parte. Sembra buona la partenza della Red Bull di TST Blan. Attenzione dietro, una Alfa Tauri, no scusate, una Alfa Romeo che sorpassa qualcun altro, scusate la notifica, addirittura sull'erba, perché quello davanti non è partito. Attenzione, due Red Bull che sfilano affiancate. Taglia tutto, credo sia XS, sì XS, grosso problema in partenza. Attenzione dietro perché abbiamo l'Enafilato. Ma come è arrivato? Che prova su Blan all'interno. Mamma mia, Lena Filato, che partenza incredibile. Guadagna subito 4 posizioni. C'è una bandiera. Mezza girato. Cos'è successo a mezza? Attenzione qua davanti, perché Blan sembra assediato da chiunque. E mezza è in fondo. Mezza in fondo, non ha rotto nulla. Quindi attenzione, può. No, sì, forse sì. Non lo so. Purtroppo non so più riconoscere un alettone giallo da un alettone completamente integro. Quindi attenzione, perché potrebbe... Oh, Super Loris in mezzo alla pista. È fantasma, meno male. Torniamo davanti perché Hollow quindi è rimasto primo. L'Enafilato ha guadagnato 4 posizioni. Anche Walter Vaiana, partenza incredibile. Bova, tantissime posizioni guadagnate anche per lui. Mamma mia, tutti partenze buone o disastrosamente brutte. Perché quasi tutti quelli che hanno perso posizioni ne hanno perso davvero tanto. Qua sì, ancora infatti... una volta le strategie consigliate. Attiviamo intanto... soste, gomma, mi piace gomma. DRS ancora, cioè per il momento è chiaramente disattivato. Attenzione, vediamo un po' se c'è qualcuno che sta accentando l'attacco lì dietro. Le due McLaren vicinissime, anche qua Dose che ci prova sulla Toro Rosso. Non è Toro Rosso da un bel po', è Alfa Tauri di Fazio, e prende la posizione. E anche XS affiancato con Donut, e riesce credo a tenere la posizione, no forse è passato Donut nei confronti, no scusate, XS nei confronti di Donut. E davanti l'Enafilato incollatissimo ad Hollow. Intanto vediamo altri super vicini qua. Chiaramente le possibilità di sorpasso sono quelle che sono. Come dicevamo, qui in fondo al dritto si può tentare la saccata, ma è molto molto complicato. Infatti troppo lontano. Mica, ancora non devo dire le parolacce. Non è professionale. Hollow mi sembra davvero davvero in palla su questa pista.
Mi sa di sì, devo dire. Comunque sì, vedo che effettivamente si usano forse un pochino meno i cordoli rispetto a quello che si usava tempo fa. Io mi ricordo che tempo fa l'ultima curva, la penultima, anzi l'ultima di quelle lì strette strette, la potevi praticamente tagliare completamente. Infatti Hallo chiude chiaramente con il giro più veloce, anzi chiaramente non più perché ormai siamo già al terzo giro, abilito il DRS, abbiamo alle mine veramente veramente vicino. Walter Vaiana viene sorpassato da Excess. Excess non ci sta, è partito male ma vuole recuperare a tutti i costi ciò che ha perso. Scusate, sto facendo del casino, devo ancora imparare a usare l'interfaccia da regista, per così dire. Mi tolgo la maglietta perché qua è una gara di fuoco. La maglietta, la felpa. Ho freddissimo, sto Mezzo è scherzando già veramente. salito di 2 posizioni, vediamo se riesce a prendere step, se ci sarà una grande gara. Sì, mezza sicuramente, presumo, cioè gli è andata bene che non ha rotto nulla, non so cosa è successo, non ho visto purtroppo, nemmeno tu chiaramente, perché... Oh, bandiera gialla ed è Step che probabilmente si è girato, eccolo lì, anche lui l'ala sembra integra, però ha perso chiaramente tanto tempo. Step che comunque non credo si fosse allenato particolarmente, anche perché era in chattino e mi ha detto ci provo, quindi presumo che proprio abbia deciso al momento di È buttarsi e molto provare a fare gara. goliardico. Sì, è anche molto coraggioso. Attenzione, troppo lontani qui. Ancora Hallo, giro veloce. Alle mine, sempre vicino, sempre vicino. Si affaccia qua. La tira la staccata. Anzi, non ne ha bisogno. Mamma mia, quanto velocità sul dritto. Guardate Lena invece quanto ha perso. Lena sul dritto perde tanto. Era a 1 e 1. Attenzione dietro, dietro, battaglia in casa Ferrari. Casa Ferrari come motore. Si gira Walter Vaiana. Oh, mamma mia, meno male che è diventato fantasma. Per schivarlo, tra l'altro, Fazio, visto che è finito un po' per fratte, tutti chiaramente cercano di schivarlo perché il fantasma, non diciamo che non è molto affidabile. No, esatto, Assolutamente. ancora ti trovi la sorpresa e te lo becchi davvero. Sì, assolutamente, mi è capitato più volte. Attenzione qua dietro la Williams che ci prova su Walter Vaiana. Walter Vaiana che si è appena girato. Quindi gomme sporche per lui. Mamma mia, che rischio. Che rischio per Best Dark Driver. Best Dark Driver sicuramente non in una serata super positiva al momento, visto la sprint qualifying come è andata. E ci spostiamo subito ancora una volta davanti, perché Lena affilato è lontano. Si avvicina sulla parte guidata, appunto, quindi forse è più carico che gli altri. Ma guarda adesso, è 1 e 1, vediamo alla fine del dritto quanto sarà. Anzi, 1 e 3, ok. Quindi diciamo che 1 e 4 in trazione sembra andare più forte comunque. Hollow, vediamo dietro perché alle mine prima sembrava guadagnare tantissimo. Infatti, guardate quanto guadagna. È vero che ha il DRS? Sì, ha il DRS. E credo che al prossimo giro avrà già la possibilità di tentare un sorpasso. Sì, si vede comunque che è più scarico. Spostiamoci dietro, attenzione, perché c'è una battaglia tra Alex Bova e Fazio. Fazio passa ancora prima della staccata Alex Bova. E dietro anche il Walter Vaiana. Madonna, ho visto un doppio cambio di direzione strano. Un rischio enorme. Bandiera gialla. Oh, mamma mia, che spavento. Mezza, mezza, mezza. Che disastro, mezza. Che disastro, mezza. Oh, Peccato. mamma mia, step per schivare mezza. Si è girato anche lui. Che disastro, mezza. Che disastro. Ala Ah, sembra ancora peccato. integra. Diciamo che effettivamente prendere i muri qua è difficile. Sì, devi proprio perderla nella Sì. ghiaia. Però puoi colpire gli avversari. E non so, tuttora purtroppo non ho visto nemmeno adesso se si è girato da solo o cosa. Mi sembrava, non lo so, era vicino a qualcuno? Forse no. No, Oh, penso mamma mia, abbia Lena. proprio Oh. perso il Ho controllo. visto alle mine che prende il cordolo alla vecchia maniera. E mezza si ritira. Mezza si ritira. Si Ah. è ritirato mezza. Spero Peccato. non l'abbia schiantata a muro, ma l'abbia ritirata, diciamo. Di Eh solito bisognerebbe ritirarla ai box. Io ho sempre spinto per mettere una regola e penalizzare chi non fa questa cosa. Nulla da togliere a mezza, chiaramente in questo momento è successo lui. Ma mi ricordo che mi dava molto molto fastidio perché ti dà bandiere gialle. E poi se tu sorpassi per caso in quel punto in cui non dovrebbe esserci una macchina ferma di base, sorpassi ancora in fondo. È Fazio che si è girato. Si girano tanti, nella prima chicane. Sì, è molto, molto difficile da tenere, soprattutto,
nel momento in cui vai a fare qualche sorpasso. Eh sì, vedo tutti che appena passano E sul cordolo un comunque, pochino troppo rischiano tanto. esatto. No, comunque concordo con te per quanto riguarda la cosa di parcheggiarla ai box e poi ritirarsi, perché assolutamente, cioè, salvo appunto uno non la perda, No, beh, chiaramente, chiaro, non è che certo, se puoi. Però succede, succede. giustamente è un fair play da quel punto di vista, visto che Però mi è appunto capitato va a penalizzare gli anche altri. gare in cui magari ti si ritirano due piloti al posto che andare ai box sbattono per frustrazione apposta, e tu lo vedi che fanno apposta, perché quando lo fanno apposta lo vedi, contro il muro e ti becchi due safety car, tu magari eri primo con un bel vantaggio. Ti girano un pochino le scatole. Grazie Ah mille beh, per sì. il follow. Intanto Alfio, che non l'avevo visto. Chiedo scusa, Alfio 47. Alfio forse. Oh, ti senti Kimi? Disperso in mezzo ai milioni di messaggi dei bot che non avevo visto. Adesso ti leggo anche. Attenzione perché Donut sembra vicino a qualcuno. Infatti ci prova all'interno di Alex Bova. Alex Bova piantatissimo sul dritto. Mamma mia. Forse anche il fatto che fosse senza DRS. Alex Bova, peraltro, ha già preso due penalità e allo stesso tempo però è stato purtroppo, mi dispiace che abbia preso penalità perché comunque aveva fatto una bella partenza, cioè partiva abbastanza dietro che io Si è ricordi guadagnato e 6 comunque posizioni. esatto, aveva guadagnato tante posizioni, ma guardando anche lui l'assetto non mi sembra perfetto o forse comunque non è in condizione ottimale. Adesso ha toccato l'erba per esempio che ti porta poi a andare esatto lungo nella curva successiva quasi sempre. E dicevo, Kimi, Bova e Merlo quando andranno in pensione? Bova e Merlo mai, perché sono due divinità immortali e quindi chiaramente continueranno a correre fino a che il gioco, la Formula 1 esisterà. Merlo, parli del diavolo, spuntano le corna. Ringraziamo Morgan dalla chat che fa sbinare la nostra divinità. Sempre nello stesso punto, peraltro, tutti lì. No, non è vero, non è vero, ho detto una cavolata, non era lì. Era. No, era da un'altra parte, non c'entrava assolutamente Ah, niente. infatti. Sul dritto, tutti molto vicini, i primi 5, Stonks Mac comunque vede ancora tutti, Dose è un pochino distante, e poi gli altri sono un pochino più scremati, diciamo. Però i primi 5 sono tutti molto vicini tra di loro. Attenzione alle mine che finisce leggermente largo. Lena affidato mi sembra molto in palla in questa gara rispetto alla sprint race. L'ultima gara sicuramente non gli era andata benissimo. Ma adesso, eccolo qua, Kimi. Oh, XS vicinissimo. 2 decimi ho visto comparire. Esatto, 3 decimi. Vicinissimo a TST Blan. Battaglia in casa Red Bull. Vediamo se ci saranno ordini di scuderia o cosa. Perché XS è arrivato dal fondo. Praticamente Merlo. Intanto, 3 secondi di penalità. Onboard con lui. Onboard con XS. Che prova la staccata su Blan. Che credo l'abbia lasciato passare. Sì, forse potrebbe essere stato un ordine di scuderia questo. Bandiera gialla. E Merlo che si è ritirato. Ah, peccato. Quindi Fuori dal entrambe le curvone. McLaren fuori. No, Ah, no, Albon non no, credo, quella Albon non era credo. la Era. sprint race. Sì, Ero la confuso. Alpine. Eccola qua. Safety car, non so se l'abbia schiantata apposta o cosa. Non credo. Conoscendo Merlo non è uno che fa queste cose. Attenzione perché qualcuno ne approfitta i box, anzi tutti. Vediamo proprio. Mamma mia, Stonks Mac ha rischiato peraltro col muretto. Continua Dose. Prova una strategia diversa dagli altri. Vediamo un po' dietro. Danut. Vediamo anche Stonks Mac. Scusa, Dose. Se riesce a prendersi la leadership momentanea del Gran Premio. Esattamente è così. Montano tutti là. Oh, qualcuno prova la doppia sosta, eh? Stonks Mac era partita con la bianca? O la gialla? No, erano partiti tutti con la media, tranne Tranne uno? Loris con la Ah, Loris hard. con la hard, ok, quindi Stonks Mac per forza su doppia sosta, anche tutti e due le Ferrari su doppia sosta. Doppia sosta anche per. Particolare, Ho ma visto ci un'altra sta. persona. No, forse è buggato, vediamo un attimino quando escono. Alex Bova. Mi sembra con gomma gialla, sì, gomma gialla anche per lui. E sono un po' alla fine che provano doppia sosta. È vero che qualcuno si è fermato forse a cambiare l'ala, quindi questo aggiusterà sicuramente anche i piloti che sono rimasti indietro. Mi dispiace anche per Mezza a sto punto, perché Mezza si è ritirato, credo, volontariamente. Non sono sicuro, ma credo che si sia ritirato volontariamente. E con questa safety car aveva comunque grosse probabilità di arrivare almeno a punti. Ma almeno a punti, secondo me, ci sarebbe arrivato lo stesso, perché Penso di comunque sì. era Anche molto forte. E credo che a punti, perché comunque. Merlo risulta come ritirato, mentre Mezza non ha proprio il tempo, quindi non so se sia solo un bug del gioco,
o se effettivamente uno si sia ritirato per la gara proprio per Ah, ho un capito. incidente o un Magari se ti altro, no? ritiri effettivamente, facendo ritirati, effettivamente magari ti dà questa cosa. Ah, potrebbe essere, non so. È una bella domanda. Attenzione, Dosa intanto si ritrova in questo momento leader del Gran Premio. Attenzione anche Loris, attenzione a Loris, che zitto zitto, ottavo con la hard che può andare fino in fondo. Sicuramente non avrà una gomma super super competitiva rispetto agli altri, però... No, fino in fondo non lo so se ci arriva, in realtà forse no. No, 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 beh, dubito. anche perché comunque dovrà cambiarla, immagino. Cioè, per Esatto. Beh, smarcare almeno. se avesse magari una seconda hard, sarebbe stato... Ottimo, secondo me, magari rientrare in questo momento e mettere un'altra hard. No, lui si è fermato, lui si è fermato perché vedo che i giri sono 10. Anche Dose credo si sia già fermato. C'è scritto giro 10, la gomma... No, no, non è vero. No, potrebbe non essersi fermato. No, non credo si sia fermato. Aspetta, in teoria c'è il menu soste. Loris e Dose no. Menu soste che presumo sia qui, esattamente. No, non si sono fermati. Ok, confermo, avevi ragione tu. Beh, effettivamente a questo punto Super Loris poteva fare due cose, o provare una doppia sosta e poteva starci, oppure fare come sta facendo, perché effettivamente avrebbe perso probabilmente parecchie posizioni, è possibile che sarebbe stato nelle ultime 2-3 posizioni, provare con la hard e poi mettere una soft a fine gara. O Sì. una Infatti media, anzi forse una media più che una soft. anche Kimi suggerisce media rossa, ottima strategia. Sì, condivido. Io forse avrei fatto media rossa media per avere più grip in ripartenza di safety car e provare a superare. Però sì, insomma, Sì, la effettivamente ci sostanza è stava. quella. Era un'ottima idea quello che dici tu. Allo stesso modo ha senso anche fare media-media rossa, chiaramente per provare a prenderti il giro veloce. Quindi entrambe le cose Anche, potevano sì. essere, diciamo, top come strategia. Attenzione, sto Hogsmeade comunque, che io non avevo visto, ma è precisamente in mezzo tra Blan e XS. Com'è arrivato lì sto Hogsmeade? Cioè, come è fatto Blan? Mi sa che Blan è rimasto intasato nei box. Potrebbe, perché molti hanno boxato Eh e... Sì, sì. sì. Se non sbaglio ha boxato anche l'altro suo compagno, Sì, anche XS è no? entrato, XS però è Quindi... rimasto lì dov'era. XS peraltro ha penalità. Aspetta che magari... Boh, scusate. Sì, beh, lo faccio da qui, chiedo scusa, velocissimo. XS penalità di... 5 secondi, non l'avevo visto io. Riparte la gara, eh? 5 penalità. Oh! Spacca tutto, Dose! Con la gomma fredda! Spacca tutto, attenzione lì davanti perché Lena, Lena ci prova su XS, vediamo un attimino da dietro, forse meglio, non la vediamo in televisiva. Oh, ha toccato, ha tamponato, non ho visto pezzi di ala partire, ha toccato Hallow, riesce a mantenere la posizione in qualche modo. Alevine si è un po' spaventato secondo me vedendo il contatto perché ho visto che ha tirato una frenata molto diversa rispetto agli altri. Procede lentamente intanto la McLaren di Bova che si è ritirato anche lui, credo che si sia ritirato ai box. Strano però, dopo la partenza del safety car, forse non l'aveva raggiunta. No, non è vero, è impossibile, dai. Era più avanti, Loris ai box anche lui. Qua davanti succede il patatrack. Si ribalta, Dose, attenzione a XS che viene infilato da Stonksmack. Completamente on fire con quella gomma gialla. Ma cosa vuoi? Chiudi la porta. Sì, chiudi la porta. Ma te pare? Qui stiamo lavorando. Peccato per Dose, peccato Oh, fammi perché levare era questo un bel mac. risultato. Eh sì. Comunque, vabbè, si doveva ancora pittare tutto, però quando la leadership del Gran Premio non ti piace sicuramente buttarla così, già in generale No. non è bellissimo. Poi, chiaramente, se ti succede una roba del genere... Vediamo Lena, Lena Intanto sempre Halo piano troppo... piano è tornato in testa. troppo lontano dagli altri. Vediamo un po' se riuscirà a avvicinarsi pian pianino. Stonksmack sempre lì. Attenzione a questo Stonksmack sorpresona veramente di questa safety car. Assolutamente. Blan infilato anche dalle mine? No, forse è dalle mine che è stato superato da... No, forse era già lì. Era già lì, mi sa. Non lo so. Ah, tra l'altro, Mezzo ha detto che non gli si sono spenti i semafori, l'ha schiantata a muro. Ma che cavolo... In che senso non si sono spenti i semafori? In partenza?
Arrivo un attimo, gomma, penalità. Com'è che si fa a penso di... mettere? Ok, qua. Perfetto. Se no non vedevo gli stacchi, era un casino. Peccato, peccato, mezza, perché adesso vivi sicuramente una grande opportunità con la safety car, di recuperare anche tutto quello che è Sì, successo. anche comunque con questo incidente. Sì, Tanto è sì, sì. strano che l'Aston Martin di... non mi ricordo già più chi non abbia avuto Dire. danni all'ala perché comunque ha tamponato, Ha è da tirato una bella dietro. botta, eh? Vero, anche secondo me. Magari era anche un po' di netcode. In realtà, magari quel tamponamento non c'è stato. Effettivamente l'abbiamo visto noi, cioè Ah, visto è io. vero, potrebbe. Possibile. DRS abilitato. In questo momento non ancora. In realtà, le mine forse vicino a XS. Vediamo un po' se riuscirà ad entrare un attacco. Credo di no. Mi sembra troppo lontano. Senza DRS è molto complicato. Procedono tutti quanti a trenino. Donut, forse quello più vicino? No, anche lui è Sì, tanto comunque lontano. Mezza ci conferma che era all'inizio che l'hanno superato tutti perché non ci sono. Peccato, sì, anche a me è successo. E poi sai che in realtà se non ti si spengono i semafori non ti conta quella parte di gara. Io mi ricordo l'anno scorso che era successo, mi sembra Pietro Matto, che era partito in ritardo, appunto, e poi era arrivato dietro un altro pilota, ma in realtà la classifica lo vedeva davanti, perché lui è partito dopo e quindi ci ha impiegato meno tempo a fare la gara, effettivamente, cioè nel senso. Non so se mi sono spiegato, credo che abbiate Sì, capito. sì, 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 sì. Ah, hai capito. Vabbè, Quindi sì, anche se va non ti... anche. Sì, è comunque penalizzante perché comunque ti superano e è fastidioso. Vabbè, si sa che purtroppo già quando giocavo io c'era qualche problemino e vedo che se li porta avanti ogni anno comunque. Superloris penalità. Hollow sembra essersi tirato fuori dalla zona DRS. Lena che non riesce a stargli dietro. Attenzione Stonks Mac che ha il DRS. Attenzione perché tutti qua hanno il DRS. Forse XS in questo momento è quello più vicino a Stonks Mac, ma troppo troppo lontano. Stonks Mac ci prova. Vediamo, vediamo. Ruota, ruota all'esterno qui che poi diventa interno. Si è Riesce a tenersi. girato, Bravo. step. Oh Secondo sì. me è Sì, bloccato. hai ragione. È fermo sulla mappina. Attenzione perché Stonks Mac con quella gomma gialla sta facendo veramente fuori tutti. È vero che poi si dovrà fermare un'altra volta, quindi deve effettivamente fare sorpassi più velocemente possibile. Attenzione perché è uscito male Lena. No, scusate, la Williams infatti viene infilata da ex. No, forse era già lì. Sì, era già qui. Alle mine mi stai confondendo. Siete tutti azzurri, faccio una fatica veramente. Veramente. Tra l'altro ho appena notato che mancano le Mercedes. Sì, te lo dicevo prima, mancano tutte e due le Mercedes, che peraltro sono tutti e due piloti, secondo me, forti. Perlomeno Secret Adrian è molto forte, lo conosco. L'anno scorso, se non erro, è arrivato nelle prime posizioni dell'altro campionato, quello con gli aiuti. Non so senza aiuti come si è abituato, però è un pilota comunque veloce. Il compagno invece si chiama Andrea H, non lo conosco. E non ti so dire se è effettivamente un pilota di punta o meno. Attenzione XS vicino a Lena affilato. Lo punta. Prova all'interno, è un po' lontano. Mamma mia, che rischio, che rischio. Alle mine si avvicina tantissimo. Tutti vicinissimi qua. Tutti vicinissimi. Blan sta perdendo un po' di tempo però, eh. Con le hard già in Bahrain aveva fatto molta fatica, se ti ricordi, e mi sa che è Sì, proprio è vero. come. È vero, è vero, ha fatto fatica. Ehi, ancora! Ti ho detto 27 volte! Mamma mia, che palle! Penalità però di XS sarà pesante sicuramente a fine gara, perché se continuano tutti così tanto vicini... Ne perdi di posizione con 5 secondi di penalità, eh? Sì. Oh, Donut si è fatto sotto, eh? Donut si è avvicinato. Attenzione dietro. Ho visto un sorpasso stranissimo di Walter Vaiana, credo abbia tirato la staccatona lì in fondo al rettilineo della seconda zona di DRS. Ed è riuscito a prendersi la posizione su Fazio. Attenzione però davanti adesso perché c'è il rettilineo principale. Vediamo un attimino se qualcuno riuscirà ad approfittarne tramite il Blana DRS. DRS. Hanno tutti il DRS in questo momento. Veramente chiunque. Forse Danot non ce la vediamo un po'. No, c'è anche Danot. Ho sbagliato, scusate. C'era forse un attacco? No, niente, nessun attacco. Troppo lontani, troppo lontani. Fazio si riprende la posizione su Walter Vaiana sul dritto. Probabilmente anche grazie al DRS. Un assetto magari anche più scarico.
Lena vicino, sempre lì Lena. Prova. In questo momento forse Stonksmack sta iniziando a faticare un pochino con la gialla, perché mi sembra che effettivamente una volta che ha superato gli altri non è più riuscito a scappare. Forse anche... Mamma mia. Che rischio Lena. Che rischio Lena. L'ho visto proprio scodare via. Ma c'è solo questa categoria? Sì, Kimi, c'è soltanto questa categoria quest'anno. Perché essendo volevamo fare tutte categorie senza aiuti, ma sai benissimo che quando si parla di senza aiuti sono pochi i piloti che possono, che sono effettivamente, ma non dico in grado, che effettivamente vogliono correre senza aiuti, perché magari è proprio una scelta che vogliono correre con gli aiuti. E chiaramente quando è stata detta questa cosa, mamma mia, che rischio, Lena, continua a vederlo scivolare. Attenzione perché XS incollato, XS ora è veramente incollato. E anche le mine, ci mettiamo in onboard con forse XS. Sì, XS, attenzione, punta Lena Filato che difende l'interno. Ci spostiamo in una telecamera più bella, una telecamera più bella, una telecamera più bella. Non ce l'ha, però è ancora lì, allora ci andiamo in onboard con Lena. Ancora sempre incollati, ops, ho sbagliato. Sempre lì, ma dammi una telecamera decente, ti prego. Mamma mia, che cosa sto vedendo, veramente, assurdo. Passa addirittura sull'erba, Lena, per cercare di difendere la posizione. Ma XS porta a casa un sorpasso stupendo, stupendo, bravo, 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 bello, 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 bello. Pulitissimo, XS, non lo conoscevo, ottimo pilota, veloce e corretto. Ottimo, sì, sì. Peraltro, considerando dove, tra virgolette, partiva, dove era finito il primo giro, che aveva fatto un casino. Alle mine, ha perso due posizioni. Alemina ha perso due posizioni, non so che cosa è successo. Credo abbia girato. Ah, non credo abbia sbinnato, perché non ha perso così tanto. Forse effettivamente è finito lungo, ha sbagliato, ha rischiato di sbinnarla, quello può essere. Penalità per Walter Vaiana. E intanto Hallow allunga, Hallow allunga. Settore 3 bandiera gialla è Walter Vaiana. Walter Vaiana che è fermo, la macchina continua ad andare, quindi anche lui probabilmente ritirato. Questo ritiro in pista che, ripeto, io continuo a non amare. Adesso forse, vabbè, no, è lontano step, quando ci avviciniamo magari andiamo a vedere dov'è il cadavere della macchina. No, niente, l'hanno già levato. Comunque è assurdo, pensandoci, che all'uscita dalla safety car Dose si è schiantato sul dritto, sul rettilineo proprio, e non si è uscito dalla safety car lì. Sì, devo dire che quello era stato un incidente, anche perché comunque poi aveva coinvolto anche altre macchine, quindi... Esatto, lì ci stava bene un safety car. Secondo me come safety car dovrebbero mettere una regola molto più semplice rispetto a quello che effettivamente è come programmazione, cioè una programmazione che mi viene da dire molto semplice, secondo me. Sì, Kovacs è andato in pensione, chiaramente. Ma adesso da quest'anno la safety car la fai puoi decidere, puoi settare tu se farla entrare più volte, esatto, sì. Certo, però fondamentalmente una programmazione che mi verrebbe da dire molto semplice potrebbe essere, peraltro tutti i piloti che finiranno la gara da adesso saranno a punti, quindi attenzione, anche quel punticino lì potrebbe essere comodo. Intanto vedo tutti molto vicini, ci prova XS, dammi una telecamera decente, ti prego, eccola qui, mi piace questa, occhio sì. Blan. Passa Blan, anche lui, passa anche Blan. Bello. E passa anche le mine, tutti si sono sorpassati, tutti, letteralmente tutti. Vediamo se anche dietro... No, adesso no, basta, adesso sono troppo lontani. Però tutto questo gruppetto di sei macchine si è invertito a coppie, diciamo. Buona la Ferrari di Stonks. Sì, continua ad andare, continua a tenere duro con questa gialla che però presto dovrà cambiare nel momento in cui la cambierà. Sì, sono tutti 9 giri, se si ferma ora sarà interessante. Finirà addirittura a nono. Quindi è dura. È molto dura per lui. Mi dispiace perché comunque è sempre rimasto qua. Il passo comunque ce l'ha, perché è vero che è con la gomma più morbida, però cavolo, sta andando bene. Beh, decisamente. Poi la categoria pensionati, io almeno un torneo ce lo farei, Kimi. Sì, dai, e tu? Bova anche, aggiungerei anche Merlo. Vengo anch'io, dai, va bene.
No, Kovacki no, sto scherzando, Kovacki no, se no già ci siete, già voglio dire, cioè Omar che va fortissimo, cioè non so se va ancora forte, Alemine intanto, Alemine dietro è riuscito a sorpassare ancora una volta Alain Affilato che prova a resistere addirittura sul fuoripista, ma perde la posizione. Poi c'è anche, cosa stavo dicendo, non mi ricordo, ah sì, dei pensionati, c'è anche... Raikkonen che minchia è sempre stato fortissimo, quindi ecco, Raikkonen lascerà dov'è? Però con anche gli aiuti. Che senza linea io su Formula 1 non sono capace, non capisco per quale assurdo motivo. Io fai conto che gioco tutti i giochi in prima persona, anche tipo Assetto Corsa, tutti quelli lì senza linea. Formula 1 senza linea non ce la faccio, non so come mai. Ah no? Mi disturba tantissimo. Ma giochi con questa visione qua o con la visione No, quella dentro l'abitacolo? questa qua in Ah, ok. top. Però per dirti i racing dalla visione normale, anche perché non so nemmeno se si può cambiare sui racing, sinceramente. Ah. Attenzione, testa di Blan. Troppo lontano ancora una volta, però Stonksmack non ha Sì. DRS. No, no, aspetta, non è troppo lontano. Arriva, arriva. Dai, la visuale però. Però in questo momento Blan è in seconda posizione perché ha 5 secondi excess di penalità. Sì, excess gli costerà carissima quella penalità. Infatti, quello che lui ha fatto è stato provare a scappare subito e adesso deve andarsene. E tra l'altro, Stonksmack ha preso penalità, immagino, di 3 secondi per ammonimenti multipli. L'avevo Sì, 3 visto. secondi. Blan in questo momento. Oh, peraltro, excess sta addirittura recuperando su Hallow. Mi sembra di vedere. Incontriamo un pochino Hallow, che non abbiamo. Aspetta, però, c'è Stonksmack, sempre lì. No, è impossibile che non attacco adesso. Dubito fortemente. Vediamo un attimino. Se esce Vediamo adesso il vicino, ma dubito rettilineo. fortemente che possa essere così vicino da tentare un attacco. Infatti, rimane là in fondo. Non ho visto praticamente nessuno, soltanto dietro era stato Fazio, Sudanoto, forse il contrario, a tentare un attacco lì e c'erano riusciti. Eccolo qua, Hallo, davanti. Oh, non riesco a inquadrarlo. Sta già arrivando a concludere il giro. Effettivamente guardando indietro si può intravedere la Red Bull di XS. Eccola là. Entra ora nel 22esimo giro e ci spostiamo però su Stonksmack che è lì, accodato a testa di Blan che non ha il DRS. Attenzione perché forse può tentare una staccata. No, Ferrari troppo, troppo lontano. troppo, ma attenzione, adesso sono vicini. Sì, sempre vicini. Il problema è che purtroppo Stonks, anche lui, avrà vita durissima perché si dovrà per forza fermare ancora una volta e... O con la rossa fa una magia, ma sinceramente... Beh, allora... all'ottava posizione ci può arrivare, secondo me, perché c'è un po' di stacco. Però raggiungere già Danut la vedo veramente... Ah, Danut anche lui si deve rifermare. Sì, ma penso tutti, mi pare, a parte forse Loris. Tu dici che anche quelli che hanno messo la gialla, si, cioè la bianca, si rifermano? A montare una rossa? Più che altro perché sono già 12 giri, ad esempio vedo, sì, 12 giri con le hard, altri 10 sarebbero Sono tanti? Non, purtroppo 22 io... con l'hard, Non oddio, non... giocando... Ti dico, io gioco più a 25. Però la hard a 20 giri, secondo È me. dura, cioè, o meglio, è dura, ma non è Ma. abbastanza dura. Magari no, sai, perché comunque molti hanno già le hard, quindi molti avranno le gomme più usurate. Quindi allora potrebbe c'è essere. Merlo che dal chattino, saluto Merlo intanto, che è arrivato in L'hard chattino dopo tiene, aver dice. parcheggiato la macchina contro una barriera, che praticamente ci dice che l'hard tiene fino in fondo, esatto, quindi... sicuramente un pilota che l'ha Ok. provata per allenarsi, presumo che ci sappia dire effettivamente che arriverà fino al traguardo. Allora vediamo se la strategia a due soste ripaga oppure no. Secondo me, onestamente, devo dire no, non No, no, penso. esatto. Cioè, per farla funzionare al 100%, in questo momento Stonksmack sarebbe dovuto essere primo con almeno, per dirti, 10 secondi di vantaggio. E è una cosa che... Ecco, non è facilissimo da fare. Poi purtroppo il gioco, contrariamente alla realtà, cioè anche nella realtà spesso succede così, ma nel gioco ancora di più,
differenziare le strategie lo puoi fare veramente in poche piste. Io mi ricordo per esempio Messico, che si facevano, c'era chi faceva una sosta, chi ne faceva due, chi montava una gomma, chi montava l'altro. Anche USA, se non erro, cioè c'erano, erano poche le piste su cui puoi effettivamente variare senza che ci sia una strategia effettivamente meta. Per quanto meta, non so se sia la parola più esatta per usare la strategia, ecco. XS intanto ha preso Hollow, attenzione. Allora, ti posso dire che sto anche seguendo Blan da suo Twitch, che dovrebbe montare le morbide, e lui ha le hard. Ah, quindi sta programmando un'altra sosta. Ho sentito l'ingegnere che ha detto monteremo gomme morbide. Ora, non so se seguirà la strategia proposta dal computer o... Certo, certo. Tirerà dritto, però... Questa è una bellissima informazione, peraltro, mi piace che sei andato nei box. Mara San Giorgio, dal box Ferrari, esatto. Dal box Red Bull. Esatto, esatto. Anch'io vorrei una foto con Merle, poi. Al motorhome, perfetto. Mi presenterò anch'io con la camicia autografata. Poi la prossima, cioè la prossima volta ti faccio autografare la camicia un po' alla Valsecchi con Giovinazzi. Perfetto, perfetto. Ce l'hai un pennarello, lo devo cercare io. Oh, best track driver, intanto penalità anche per lui. 3 secondi di penalità. Attenzione XS, che in questo momento avrà forse la sua prima occasione di sorpasso. Sembra un pochino lontano, però come abbiamo visto sembrano lontani, poi in realtà ci avviciniamo. Dipende anche dall'assetto, infatti guarda come si avvicina, guarda come si avvicina, si ferma Donut intanto ai box e prova subito la staccata, perché ha 5 secondi di penalità e quindi deve cercare di scappare subito e mettere tra Hollow e se il distacco maggiore possibile, ma sono ancora affiancati. Mamma mia, ho visto tanti duelli soprattutto di XS su questo, cioè, ma è ancora affiancati, non dirmi che riescono ancora. Continuano a rimanere gara, affiancati, devo dire. Continuano a rimanere affiancati, hanno fatto metà pista. Ne approfitta decisamente Blan. Letteralmente metà pista. Continuano a rimanere affiancati. No, questo è letteralmente metà pista, contattino. XS passa, contattino, direi contatto di gara. Attenzione però, perché sì. Hollow non so quanto possa essere felice di essere rimasto beffato da XS e Blan si accoda. Blan sicuramente. Allora, con questa battaglia XS si è messo anche tra virgolette in difficoltà. È vero che era un sorpasso che doveva fare per forza, però si è messo in difficoltà perché cioè adesso avrà un distacco che prima aveva più o meno accumulato ancora ridotto. Stonks Mac si ferma adesso. Vediamo se Hollow avrà l'opportunità di rispondere all'attacco di XS. E sì, sembra anche abbastanza agevolmente. Non credo abbia possibilità di risposta in questo momento XS. Infatti si accoda. Sempre vicino. Terzetto di testa ben formato adesso. Che bella lotta, comunque sì, confermo Merlo, una delle lotte più bella, inquadratura, bellissima, andiamo avanti a vederla signori, cioè non la toglierò, ok grazie, non so se hai visto questa recinzione, questa barriera, siete già passato, è molto bella, non male, attenzione Stonks Ma che in questo momento ha agganciato intanto là dietro Bastard Driver, gomma rossa nuovissima, deve sorpassarlo più velocemente possibile e poi avrà 15 secondi da recuperare sugli contatto. Altri. Contatto. Attenzione, Blan incollato. Contatto lì davanti, lì davanti se le sono date. Sì, XS è passato, come ha fatto a passare lì, scusa? Si sono proprio tutti quanti, adesso non so, nel sorpasso si sono proprio incastrati, l'anteriore di Hollow era dietro la... L'anteriore sinistra era dietro l'anteriore destra di... Ho capito, attenzione, vediamo dall'onboard di una Red Bull il sorpasso che subisce l'altra Red Bull, danni di Hollow, o meglio danni di XS. Ok, mi confermano che Blan andrà fino in fondo con le hard, almeno così è la sua strategia. Ok. Grazie Mara San Giorgio. Fero Donut intanto, 1.18.5. Sì, comunque è vero, la regia è molto reale, molto quello della FIA, che mostra sempre le cose inutili. Sì. Siamo stati lanstrollati. No, spettacolo. Bellissimo.
Sì, mi chiedono dalla regia la linea Matteo Bobbi. Vai, Matteo. Sei tu, Matteo, sei tu. Sì, Ah, sono io? sei Ah, tu, Matteo ok. Bobbi. Sì, Carlo, allora Matteo Bobbi, dall'MotoGP, venuto di qua. confermano. Esatto. Blaan andrà avanti fino in fondo con le hard. E tra l'altro Spazio, 3 secondi. non ci sono danni sulla vettura di XS, nonostante il contatto di prima, è tutto a posto. Oh, attenzione, attenzione perché Access si sposta. Ordine di scuderia qua, ordine di scuderia. Prova a passare Blan. Questo è stato chiaramente un ordine di scuderia, si è visto proprio Sì, sì, Access sì, che si è sì, fatto sì. da parte. Ci prova Blan in questo momento. Forse, ma sei sicuro che è pulita la macchina di Access? Senza danni? Guarda, sì, e tra l'altro ti dirò di più, a me sembra che quella di Hollow avesse un pezzo mancante sull'alettone destro. Mettiamoci subito allora sulla televisiva di Hollow. Mi sembra di sì, adesso non so se fosse l'ombra perché era scura, però mi sembra... No, no, non è vero, cioè. Era Ok. semplicemente mancavano gli sponsor e quindi non... Alle mine penalità di 3 secondi. Questo gioca a favore di XS di tantissimo. Attenzione perché XS in questo momento avrà un vantaggio da recuperare di solo 2 secondi. Mi dicono dalla regia sempre Matteo Bobbi. Allora, Kimi, dai, lo fai tu, Matteo Bobbi. O Merlo. Sì, Merlo. Allora, Merlo, aspetta. No, Mara San Giorgio o Anche quell'altro? Kinger, no, che si chiama? Marc Gené. Sì, Marc Gené. Allora, ok. Margine. Merlo e Marc Gené. Kimi e Matteo Bobbi. Matteo Bobbi, intanto. No, scusate, Marc Gené. Mi confondo. Mi dicono che c'ha le strisce nere. Hollow sulla gomma. Bandiera gialla. Ok, causata dal doppiato step che si è fatto da parte per far passare tutti. Chiaramente, anche se è un fantasma, è meglio far passare perché comunque superare il fantasma dà fastidio perché perdi punti di frenata e tutto. Cioè, comunque, è una cosa non bellissima da vedere poi anche. E quindi step continua, imperterrito, 46 secondi da Fazio, ma comunque con quel punticino che dovrebbe mettersi in tasca. In questo momento Blan non riesce comunque ad agganciare Hollow, mi sembra di vedere, perché è sempre lì 9 decimi e Hollow. Sì, non Forse quelli che arriva ne hanno praticamente avuto con il di più rettilineo. tra tutti, secondo me, sono stati Hollow e XS in generale. Perché sono quelli che hanno effettivamente dato via quella battaglia. Poi purtroppo XS è stato, tra virgolette, costretto da una penalità. Non so se poi ci sarà un ordine di scuderia ancora per restituire la posizione, ma sarebbe abbastanza inutile, tra virgolette. Perché Blan, già scusa, XS avendo la penalità, sarebbe un po' un casino, ecco, restituire la posizione. Sicuramente se non ci fosse stata la penalità. Oh, attenzione! Blan ci prova. Lanci prova e Sì, Blan si prende grande. la Tra l'altro ha leadership. fatto fucsia nel primo settore. Sì, probabilmente ha spremuto fuori tutta la batteria che aveva, 17% di batteria, ne ha ancora meno Hollow in realtà che chiaramente si è dovuto difendere per tanti giri. Attenzione a Blan adesso perché Blan... un po' largo, eh? Non è vero, non era largo, sto scherzando. Sì, Ho assolutamente. Adesso un'impressione. concordo con Kimi, gestire l'ERS è fondamentale se si vuole... arrivare fino in fondo, soprattutto adesso tra Blaan e Hollow, questi ultimi quattro giri saranno tutti quanti Sì, di... allora, Hollow fino adesso ogni volta che è stato superato è riuscito a rimanere abbastanza incollato, che è una cosa direi fondamentale su questa pista, e riprendersi subito la testa nel giro successivo. Effettivamente ci potrebbe anche stare a fare questo giochino, no? Magari tieni un pochino di Earth il giro precedente, quando subisci l'attacco, cioè ti fai anche attaccare, e poi il giro successivo, se tu sai che puoi rimanere incollato, spremi fuori l'Earth, e quindi... infatti guarda, adesso 27% e ne ha di più TST Blan, eh. TST Blan ha fatto una bella gestione. Poi chiaramente c'è sempre stato il giochino di metterti dietro. Mi ricordo ai tempi quando si poteva fare addirittura mettere in zero, ti mettevi proprio in zero di Earth, completamente nullo. E ti facevi il giro dietro di lui, ti facevi trainare dal DRS e andavi così avanti un bel po'. Infatti adesso credo che Hollow cercherà di gestirsi un pochino l'Earth. TST Blan ne ha usato tanto, in questo momento 8%. Perché chiaramente se stai difendendo in genere tendi a usarlo praticamente sempre. Soprattutto se mancano 2 giri alla fine della corsa, cerchi di stare davanti ormai.
Sì, è vero. Poi con le macchine in generale. Danot intanto, vediamo, spostiamoci un po' indietro perché ha superato Dark Driver. Best Dark Driver. Con la gomma rossa. Beh, sicuramente in questo momento le morbide, le soft andranno sicuramente più delle hard, però sì, comunque... Sì, sì. Però raggiungere 13 secondi da prendere per arrivare a Lena, dubito, sinceramente. No, ormai no. Ormai o succede qualcosa, o succede qualcosa. Bellissima comunque questa lotta davanti, eh. Questi quattro piloti sempre attaccati, mi spiace per Lena che si è staccato, ha perso un pochino di passo verso la fine. E adesso potremmo vedere qualcosa di interessante. Ci spostiamo dietro con alle mine, così abbiamo la visuale panoramica su tutti quanti. Che è troppo lontano però per tentare un attacco su XS. Vediamo un po' davanti, perché Hallow mette nel mirino TST Blan. Mette nel mirino TST Blan. Troppo lontano però Blan. Troppo lontano, non può tentare una staccata da qua. Impossibile, impossibile. Infatti rimane dietro. Continuano tutti vicini, però sempre vicinissimi, soprattutto i primi due. Alle mine infatti si avvicina anche lui a XS. Alle mine è quello con più batteria. Chissà che magari si inventa una magia e nonostante i suoi 3 secondi riesce magari ad arrivare... No, diciamo che è un po' complicato. In questo momento la classifica sarebbe Blan, Hallow, alle mine, XS. Considerando le penalità. XS sì. Ha 5 secondi, alle mine ne ha 3. E diciamo che invertire queste due posizioni sarà davvero complicato. L'unica cosa che potrei aspettarmi è vedere un Hallow davanti a Blan nel caso. Cioè fare una cosa diversa è molto improbabile. Ecco, per la terza e la quarta posizione Hallow esce male. E qua potrebbe aver buttato l'occasione finale per riprendersi la posizione su TST Blan. Sì, anche perché comunque XS lì, e nonostante la penalità, comunque provare a infastidire Hallow sicuramente permette più che altro a Blan di scappare, certo, sì. È troppo lontano, è uscito molto meglio Hallow. Sembra troppo lontano però per tentare un attacco a pochissimo RS. Troppo lontano, troppo lontano, troppo lontano. 3% di RS, 10% di frenata. Si ricarica chiaramente. E alle mine intanto un attaccone incredibile su XS. Chiaramente questa cosa non cambierà le sorti della gara per il momento, visto comunque le penalità, le posizioni erano quelle. Però chiaramente quando ti prendi un sorpasso in pista è sempre più bello. Siamo quindi step, con i primi due al momento. Sì, dicevi step? Si è step fermato. Appena cambiato. Sì, ha montato morbide. Non vorrei che provasse il giro veloce, perché sì, mi sembra abbastanza inutile cambiarlo all'ultimo giro. Gli ultimi due giri. 3 secondi di penalità. Attenzione alle mine. Si riaccende la possibilità per alle mine. Blan, attenzione. Non vorrei dirlo, ma mi viene da dire che... no, alle mine è troppo lontano comunque. Troppo lontano per tentare un attacco. Hallow ci prova. Tenta la pazzia su Blan, nonostante non ci siano penalità per Blan. Ci spostiamo su Blan perché sta per affrontare le ultime curve dell'ultimo settore. Ecco qua la parte tutta stretta del circuito di Spagna, di Catalunya. Sinistra, destra, attenzione ai salsicciotti. Sempre incollatissimo Hallow. E chiude in prima posizione TST Blan, porta a casa la prima vittoria di questo di questa stagione. Secondo Hallow, terzo Alemine, Alemine, insomma, non ho mai capito come si dice. Adesso glielo chiederemo al podio. XS, bella quarta posizione. XS veramente mi è piaciuto davvero davvero tanto, se devo dire la verità. Mi è piaciuto troppo, troppo, giuro. Devo dire che si è aggiudicato la mia attenzione, il mio tifo. Veramente bravo Hallow, ha fatto delle battaglie bellissime. Non so il contatto che è successo con gli altri, cosa è successo. Intanto Danot chiude in Lena affilato, chiaramente non citato, ma chiude in quinta posizione. Bravissimo anche lui, ha un secondo da XS viste le penalità. Danot 18 secondi con la gomma rossa. Tre strategie diverse per lui, anche per Stonks Mac. Sesto e settimo vicino ai due Ferrari. Best Dark Driver. Abbiamo poi Fazio, se non vorrei dire una cavolata. E poi Step col suo punticino. Non mi sembra abbia preso il giro veloce, non ho controllato. Però. Bravo Matteo, intanto fanno i complimenti a Blan dal chattino. Assolutamente, ti posso dire che sto seguendo la sua live, è bello distrutto. Sì, molto bravo, contento, bravo, ma anche bravo. Bello provato dalla prestazione. Bravo Blan, bravo Blan, ottima gara. Il suo personaggio assomiglia a Russell. Sì, un Russell in Red Bull. Sì, esatto. Ecco qua la festa del podio, come al solito. Giro veloce, sareste tenuto Stonks Mac, confermo. Buono per la Ferrari.
Sì, esatto. Il giro veloce per la Ferrari, 18,5, 18,1, non troppo distante però dai tempi dei primi, quindi mi verrebbe da dire che effettivamente di passo, se avessero montato le hard, sarebbero comunque arrivati sesto, settimo. Massimo avrebbero potuto giocarsi la collina, che abbiamo visto che si è perso un pochino negli ultimi giri. Sì. Arrivare comunque nelle prime quattro posizioni sarebbe stato davvero troppo, troppo difficile, perché se guardi i tempi... Sembra effettivamente che Blaan, Hallow e XSL Mine ne avessero qualcosa di più. Sì. Beh, bella gara, complimenti. Beh, complimenti anche alle Ferrari comunque, che con questa strategia comunque hanno portato a casa un bel po' di punti. Sì, assolutamente. Invito intanto i ragazzi del podio. Mi manca una persona, mi manca Ale Mine. Non ho invitato Ale Mine. Dov'è Ale Mine? Eccolo qui. Ah, cavolo, non riesco a invitarlo. Invita al gruppo. Ok, ci siamo. Devo parlare nel gruppo. Tra l'altro mi si sente perché non sono più nell'app, quindi non so se mi si sentirà. Sì, ti si sente ancora, ti si sente ancora. Però non ti sentono nel gruppo, ti sentono soltanto da Discord. Se vuoi farti sentire da loro, al massimo se vuoi puoi anche dirmi le cose a me e gliele rigiro io. Ok, è entrato Blaan. Mi si sente Blaan? È entrato pronto? Blaan, penso sì. Sì, mi sente Blaan, eccolo qua, signori. Il vincitore di questa gara, direi di partire da lui, perché non sono ancora arrivati gli altri. È un attimino da Step che mi scrive nel chattino. Ho portato punti quando ricapiterà alla Haas, effettivamente. Primo punticino in campionato della Haas, bravo Step, bravissimo assolutamente. È arrivato da freddo così, ci è creduto fino alla fine. Ha funzionato, il punticino l'abbiamo portato a casa. Ok, quindi partiamo con le interviste di rito come al solito, e abbiamo in prima posizione Matteo Blaan, che è stato bravissimo e ha portato a casa una vittoria dopo... Guarda, non mi sembravi il più veloce, e forse non lo eri, perché mi sembrava che effettivamente XS e Hallow forse avevano qualcosa in più di passo, ma ti sei fatto trainare, hai sfruttato le... ogni singola battaglia, sei arrivato là davanti e non hai sbagliato dove dovevi staccare forte. Sì, è stata veramente incredibile, oltretutto la mia prima vittoria, quindi insomma è tanta roba. No, comunque sì, diciamo che vabbè, per quanto riguarda la prima gara anche lì c'è stato molto molto vicini anche gli altri vittori, però insomma serviva qualche giro in più. Per quanto riguarda la seconda, invece sì, forse non ero proprio il più veloce, anzi il mio compagno era molto molto veloce, solo che nel rientrare i box nel caos lì, dato che eravamo vicinissimi alla pit lane, nel cambiare le gomme non si è accorto della velocità, forse non ha tenuto bene conto, ha preso quei 5 secondi che poi gli hanno rovinato la gara. Ci siamo anche un po' fregati da soli poi, perché sempre nei box siamo rientrati uno attaccato all'altro. E quindi sì, siete rimasti intasati, ho visto. Sì. E quindi sì, alla ripartenza c'è stata una bagarre assurda, e una volta che siamo riusciti poi a toglierci quelli che avevano le medie, abbiamo spinto il più possibile per andare a prendere Hollow, e appunto mio compagno ne aveva di più, ha sorpassato Hollow, poi insomma abbiamo un po' giocato di squadra affinché io riuscissi a tornare sotto ad Hollow e a sorpassarlo. Poi negli ultimi giri ho tenuto un po' di Airs da parte per appunto usarlo tutto sul rettilineo principale, dato che il DRS e l'Airs li facevano davvero tanto. Quindi sì, insomma, prima vittoria, e sinceramente meglio di così non poteva andare, perché abbiamo giocata veramente benissimo sia di squadra che forse anche singolarmente. Però devo fare un ringraziamento, sono stato obbligato, ma è più che doveroso. No, non a Kimi. Come no? A Merlo. Anche a Kimi. Ma anche a Kimi. Anche a Kimi. Che cosa ha fatto Kimi? ti ha consigliato le marce nell'ultimo settore. Ma non pare di averlo ascoltato, non so, magari l'ho fatto senza accorgermi, però non so. No, comunque devo ringraziare Merlo, perché fino a che non... E che Merlo, bravo Merlo. Continuava a fare le ultime due curve nel modo sbagliato. Lui mi ha detto, prendi quest'altra traiettoria, fidati che è meglio. E niente, da quando mi ha detto sta cosa ho stravolto l'ultimo settore e incredibilmente è arrivato questo risultato. Quindi grazie infinite a Merlo, perché è davvero... Mi ha dato una grandissima mano, anche se in solo un settore, ma mi ha dato una grandissima mano.
Beh, cavolo, un settore su tre comunque non è poco. Il 33% della vittoria allora è grazie a Merlo. Bravo Merlo. Esatto. 33,3%. 3 per Iodio, se proprio vogliamo. Bravissimo Blan, intanto ti fai complimenti anche Kimi, come ti dicevo, te l'hai fatto anche Merlo. Merlo può fare il coach e Kimi allora si può fare il motivatore o il mental coach a questo punto. E, perché cioè, mi dice anche che ti sei vendicato di quella vittoria strappata all'ultimo giro in Ungheria 2020. Sì, lasciamo stare, ho preso 3 secondi, è arrivata la safety car alla fine, lui non aveva taglio e quella safety car. Ai. La vittoria. Merlo vuole i punti, quindi la prossima volta, Blan, sarai tu a doverlo trainare a punti, eh? Va bene, ci sto. Perfetto. Ok, allora, se tu, Paolo, non hai nulla da dirgli, non sentite Paolo, peraltro, lo sento io, quindi no, farò un attimino... No, vi dovrò sentire adesso. Sì. Ah, ok, perfetto. Ok. No, niente, io appunto faccio i complimenti a Blan, soprattutto nell'utilizzo dell'ERS a fine gara. Si sentirà del casino, scusate. Sarebbe stato fondamentale l'uso, saper usare bene l'ERS alla fine ed effettivamente è servito per portare a casa la vittoria. Complimenti, perché è stata una gara che fino all'ultimo ti ha tenuto sulle spine. E quindi complimenti a tutti, complimenti a te per la vittoria. Meritata. Grazie di cuore, grazie. Bravissimo, bravissimo. Passiamo al secondo classificato di quest'oggi, allora, che è ADT Hollow. Ciao Hollow. Buonasera. Ciao ragazzo, com'è andata? Mi sei sembrato veramente veloce, in pista, sul passo, forse eri quello che ne aveva di più, ma sei stato beffato alla fine, forse hanno cercato tutti di attaccarti e magari ti sei trovato in difficoltà, cioè voglio dire, è difeso uno. Poi vedevo che ogni volta che uno ti sorpassava tu riuscivi a riprendere subito il giro dopo. Ci sei riuscito con tutti, ma non con Blan. E infatti... Infatti sì, sapevo che c'era gioco di squadra quando... Disagio coach. Quando mi è sorpreso il compagno di Blan, no? Sapevo che... Dovevo subito attaccarlo per non fargli fare fin da tappa, no? Perché sapevo che con 5 secondi di penalità voleva soltanto rallentarmi, no? Però è stata dura, comunque essere in mezzo non era facile, poi Blan stava arrivando forte, quindi sono riuscito di nuovo a sorpassare, però dopo gli è dato un po' di scia e quindi Blan si è di nuovo attaccato a me e poi è stata dura, perché dopo era anche a corto di Ers. Ci sto un poco male, diciamo, alla fine, però sì. Sono contento perché comunque... Mi verrebbe da dire... Race, anche in secondo posto di nuovo oggi, sono punti importanti. Ah, è vero, tra l'altro anche lo sprint race, è vero, non l'abbiamo detto, ma sono 3 punti chiaramente per il vincitore, 2 punti per il secondo e 1 punto per il terzo, è vero che non sono comunque da buttare assolutamente, visto che il campionato sembra bello serrato, comunque siete... 5 piloti oggi abbiamo visto, super attaccati, poi c'era Lena che era sempre lì in mezzo, purtroppo oggi era fuori, ha avuto i suoi problemi, ha avuto problemi col gioco e è stato costretto al ritiro. Bravissimo Hollow, scusa, sì Hollow, e volevo dire una cosa ma non mi ricordo. Ah sì, che forse tu eri quello che aveva più da perdere in questa gara perché c'era Blan che arrivava da dietro e quindi era tra virgolette in rimonta, cioè fino a un certo punto. Però gli altri due, sia alle mine, che poi adesso gli chiedo come si legge se alle mine o alle mine perché non ho mai capito, e, avevano la penalità. Excess aveva la penalità e sicuramente tu eri quello che era più sotto attacco, ecco. Quindi non posso dire altro che ti sei difeso comunque bene, bravo. E di fare il massimo. Esatto, bravissimo. Di non rovinare anche la gara, comunque. No, chiaro, assolutamente. Le lotte sempre ruota a ruota, bellissime, comunque sono divertito. Complimenti a tutti. Bravo, assolutamente. Nel frattempo ne approfitto per nominare il pilota del giorno che non è qui, lo nomino io perché, ripeto, mi è piaciuto un sacco e nomino XS perché è stato veramente bravo, tutte le battaglie che ha fatto mi sono piaciute, cioè è stato tutta la gara in battaglia, poi è partito male, ha recuperato subito e gli faccio i miei complimenti, veramente, mi è piaciuto davvero tanto. Tra l'altro che sei qua Hollow, adesso ti chiedo cosa è successo perché mi è stato detto dalla regia che c'è stato un contattino, cosa è successo? Con chi? Con XS. Con XS mi pare fosse nel secondo settore prima del lungo rettilineo di RS quando ancora eravate in lotta per la prima posizione.
mi sa che c'è stato dopo, però, a dir la verità. Dopo il secondo rettilineo DRS. Sì, dopo il secondo rettilineo, dovrebbe essere lì. Sono agganciati leggermente, mi pare. Sì, io ho visto così. Io sono andato a largo. Da lui invece ha stretto, cioè, sopra al cordo, sono dovuto uscire completamente fuori pista. Ho capito, ho capito. Non avevo più spazio, sennò certo. Sono andato completamente fuori pista. Vabbè, comunque va bene, dai. Va bene, ma ci sta. No, è stata proprio una bella battaglia. Chiaramente poi per questioni di reclami, roba del genere, sapete benissimo che dovete mandare i reclami alla, alla regia, ma alla commission, e ci pensano loro, chiaramente. Quindi io cerco di essere più imparziale possibile. Passiamo quindi al terzo classificato di oggi, Alemine, che partiva anche abbastanza indietro. Perché ha avuto comunque qualche battaglia, qualche problema. Abbiamo visto il suo compagno rompere ali in continuazione. Quindi tutti blu, non si capiva più niente. Veramente, ragazzi, vi prego, potevate prendere macchine diverse. Cavolo, siete tutti blu, letteralmente. La Red Bull è blu, la Williams è blu, l'Alpine è blu. Che cacchio, l'Alfa Tauri è blu, tutti sono blu. Dai, passiamo alle mine. Allora, prima di tutto, la prima domanda è: alle mine o alle mine? Alle mine. Alle mine, ok, perfetto. Tranquillo. Niente il nome. No, beh, mi sembra giusto. Cioè, comunque, adesso che ti abbiamo qui, mi sembra giusto chiedertelo assolutamente. Ok, vai, raccontaci un po' la tua gara. Ok, bene. Partiamo dalla Spring Qualifying. Partivo nono, perché la gara scorsa è andata davvero molto male. Ottima gara, sono arrivato quarto. Mi aspettavo anche un terzo posto, ma non ce l'ho fatta. Però, davvero, mi aspettavo peggio dalla Spring Qualifying, soprattutto le fasi di partenza. Però è passato tutto liscio e ho avuto anche fortuna, perché è entrata la Virtual Safety Car durante il pit stop e quindi sono riuscito a guadagnare un po' di posizioni. Gara 50%, mi sono trovato bene, in allenamento non ero così forte, invece mi sono trovato bene. Ho fatto un unico errore che probabilmente mi è costata anche la vittoria, però comunque Blan è stato bravissimo in curva 8, la curva dove si va in salita, lì il posteriore balla sempre un po', e quindi ho fatto un errore, ho perso 2 o 3 posizioni, sono tornato indietro forse a Stonks Mark e a Blan, e lì mi ha distrutto un po' la gara, però comunque sono stati bravi e io sono contento perché ritorno sul podio. La gara scorsa è stata un po' travagliata e sì, purtroppo il mio compagno, c'è stato un cambio, il mio compagno ha fatto una bella gara la volta scorsa, questa volta è andata male purtroppo. Sì, sì, giustamente, le due Williams non possono andare forti insieme, o una va forte o l'altra va forte. Vabbè, dai, avrete occasione di rifarvi, magari anche qualche doppietta. In questo momento, vabbè, diciamo che il team è che sembra più agguerrita sulla griglia, non ho molti dubbi, direi Red Bull, perché sia in questa gara che nella scorsa... Sì. Cavolo, tutti e due i piloti sempre davanti. Ma la cosa assurda, come dicevo, è che c'è un gruppo di piloti che non è di due piloti, cioè è un gruppo di piloti piuttosto grosso, che avete tutti il passo molto molto simile. Cioè parlo di Blan, parlo di tutti voi tre comunque che siete qui, escluso sicuramente anche Mezza, escluso l'altra Red Bull XS. Scusate. Poi anche Lena, che comunque era lì, oggi magari ne aveva qualcosa in meno, però chissà, anche qualche outsider, poi sicuramente non mi stupirei a questo punto a vedere altri che si inseriscono. Tra l'altro oggi Stonks Mack, mamma mia, tutti che si sono inseriti, due Ferrari, strategia strana, vi hanno dato fastidio comunque, sono stati bravi anche loro, assolutamente. Dai ragazzi, allora, spero che vi siate divertiti, vi ricordo il prossimo appuntamento, un attimino perché non me lo ricordo, devo andarlo a vedere, anzi ci pensa Blan che me lo dice lui, quando è la prossima gara? La prossima gara è il, mi prendi un po' la sprovvista, dovrebbe essere il 24 a Monaco. Ce l'ho qua davanti, non è vero questa, eccola qua, è il 24 novembre, esatto, sempre mercoledì sera, signori non mancate, 24 novembre, Monaco, qualifica normale, chiaramente. Anche perché la sprint qualifying a Monaco non la vedo molto, molto sensata, assolutamente. E signori, se avete voglia, ci spostiamo su Call of Duty, sul canale Kaban-K4. Andiamo su Vanguard, nuovo gioco, appena uscito. Ci becchiamo lì. Ciao a tutti, vi saluto anche Paolo. Saluta Paolo. Buonanotte. Eccoli qua. Ciao ragazzi.